siamo in live, IRL, è proprio in là, però ho iniziato direttamente da qua e aspettate, che mi devo mettere la cintura, se no non si può. Ecco qua, scusate se non avvisate in tempo, ma l'ho deciso proprio all'ultimo, cioè c'era la possibilità di fare qualche IRL così, ma... Allora, adesso io mi sono anche messo le scarpe diverse da quelle che ho di solito, perché vi porto in un posto, non è un posto, è carino, è molto tranquillo, è fuori dalla città, poco fuori dalla città. Praticamente è un posto dove andavo io da tante, adesso è da tanto tempo che non ci vado più, saranno anni, dove andavo io a trascorrere. Mi ricordo che una delle ultime volte che c'ero stato, addirittura si parla del 2000, sì, 2001, sono ancora delle registrazioni del 2001, pensate. Vabbè, mi tolgo questo perché in macchina oggi fa caldo, eh. Se appena vi posso leggere vi leggo, eh. Se può darsi che la live magari possa laggare un cicinino in un certo punto, perché oggi sono andato a vedere, in generale dovrebbe prendere, ma vabbè, poi ci sarà un punto che non prende, ma può succedere, cioè sono dei punti in cui non c'è sempre la rete al massimo, no? Quindi qua guidano come vogliono. Vediamo se c'è qualcuno in chat. Oh carissimo, c'è quel problema lì della chat sovrapposta, mamma mia, purtroppo aveva detto Marione che non si leggeva la chat se io l'avessi tolta, no? Però non puoi attivare l'audio, vabbè dai, non si vince, tranquillo, l'importante è che tu mi veda. Poi chi può ovviamente attivare l'audio lo attiva. Tanto sappiate che io sono in live. Non so se ci sia Marione. Comunque tu mi avevi detto, Marione, se sei dentro in live, che mamma mia sto solo. Oh, che se praticamente io schiaccio, tolgo chatbot, non si vede più la chat. Quindi io me la devo leggere sovrapposta. Vabbè. Poi ovvieremo a sta cosa, perché potevo anche farla con Streamlabs, però boh, diciamo che Prism è meglio, solo che c'è sto problema qua della chat che la leggo sovrapposta, è l'unica cosa. Se stiamo a vedere, Marione, mi stai mandando delle foto, ma io non vedo, non riesco a vedere. Sì, è lui, ciao carissimo, come va? Scusate se sono un attimo... Ok, boh. Ecco qui, ecco, siamo arrivati nella zona e c'è una macchina davanti a me, ma te pareva. Dark Wolf FC. Ah, non è Davide? Sì, chi è che... non ho guardato. Ciao Dark Wolf, ma sei Dark Moon, eh? Che ti sei cambiato di nuovo in Dark... ecco, infatti, l'ho subito... Te sei Bellinzona, beato te, cavolo, ti invidio. Adesso potrebbe laggare un attimo, perché ho fatto la prova stamattina. Cioè stamattina, vabbè, era l'una, meno un quarto. E allora potrebbe saltare un po' la connessione, ma non è detto. Ma giusto per pochissimo, perché è solo sto pezzo qua. Se salta la connessione è per questo pezzo, sicuro, quando laggerà un attimo, quindi. E poi riparte tranquillamente. Cioè, era prevedibilissima, sono venuto anche oggi a vedere, quindi. Vabbè, gente seduta lì. Ecco, adesso che entriamo nella parte. Oh. Adesso appena riesco leggo, perché oltretutto ho la chat sovrapposta. Questo problema qui, boh, vabbè, non sembra irrisolvibile. E poi c'ho anche il sole addosso, mamma mia, o non ce n'è o ce n'è troppo. Adesso vi leggo tutti, poi tranquilli. Adesso forse qua il pezzo dove lagga un po' di più, ma dura poco. Ho testato anche oggi. Se avete visto lag, è normalissimo. Qua più che lag, ci sono i lag per terra. Poi dopo ve lo faccio vedere. Ah, bene, bene. Mamma mia, quante buche. Sì, questa strada qua non è una strada... Se vedete muoversi la macchina, è normale. Non è una strada principale, è una strada di campagna, diciamo, che io ho sempre fatto. Oh, Marione, eccolo, carissimo. Non ho avvisato perché non ero sicuro di farla. Poi ho detto, ma sì, la faccio lo stesso. Aia, c'è un'altra buca. Un altro lag pieno di...
no, di fango alla fine, perché ha piovuto, però oggi mi è venuta così. È per quello che non ti ho risposto, Marione, perché sono in live. E adesso lo sai, l'ho deciso all'ultimo, non ero. Sulle live io sono sempre un po'. Mamma mia, ragazzi, sono sempre un po' così. Comunque, dove voglio andare adesso? Non è sicura al 100% che voglio arrivare dove voglio arrivare io. Perché sono anni che non ci vado. Chissà se si riesce a. In parte avviso il gruppo che siamo là. Sì, 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 tranquillo. Ah, Marione, quella cosa lì del della chat sovrapposta. Nadan, eh? Mi sa di no. Tanto dove cazzo la metto la macchina? Qua, ma ragazzi, è una cosa. No, aspetta, facciamo una cosa, la mettiamo così. La mettiamo qui, bella quella bottiglia, bella, bellissima, mamma mia. Adesso direte, ma dove cazzo sei andato a impelagare? Poi lo vedrete. Siamo abbastanza lontani, oddio, non lontanissimi dalla città, ma quel che basta, giusto. Allora, aspettate. A lei ho preso anche i rami. No, vabbè, erano rami caduti, belli. Ok, boh. Ecco, infatti mi ha pure regato forse la carrozzeria. Vabbè, niente di più. Allora, ragazzi, adesso vi leggo tutti, poi vi faccio vedere. Io spero di riuscire ad andare almeno fin dove mi ero prefissato, perché sennò la faremo qua, ma non credo. Secondo me riusciremo. Allora, madonna, ragazzi, fatemi uscire da qui perché. Ah, aspetta, prima allora. Allora, faccio gli auguri a Waidaf che ha preso. Beh, dai, sono contento per lui, dai, ci sta. Devo tenere l'audio, ti è spento vibrazione. Se non ti sento, ci sono. Sì. Ah! Forse. Ragazzi, mi vedete? Marione, dammi una conferma. Io ho spostato una cosa e leggo la chat bene. Riesco finalmente a leggere la chat. Oh, là. Marione, dimmi se voi leggete la chat a fronte. Perché io bastata che switchassi. Qua c'è la chat normale, no? Switch a sinistra e la chat sovrapposta se ne va. Quindi mi confermi, Marione, che voi leggete quello che state scrivendo a testo, a fronte? Se sì, possiamo cominciare. Posso farvi vedere tutto. Ecco, dimmi solo quello. Mario, che caldo che fa. Comunque, ragazzi, voi direte dove siamo? Adesso vi faccio vedere anche dove ho parcheggiato. Aspettate. Guardate dove vi ho portato, in mezzo al nulla, in Camporella. Ma allora qua io, guardate che cacchio di guardate che cacchio di terreno, perché qua non ci viene mai nessuno, cioè non è che non ci viene mai nessuno. È un posto che abbastanza isolato. Io ci venivo qua d'estate e tantissimi anni fa. Però vedete, guardate la macchina più che altro. Cioè guardate che aia, gli alberi, i rami. Guardate che roba, c'è la macchina è diventata bicolore. Però ci stava, dai. E laggiù in fondo, vedete, c'è panorama. Vedete quel fungo, soprattutto tu Marione, vedi quel fungo là in fondo? Più o meno. Allora, di là c'è quello là c'è il coso. È il Duomo. Si dovrebbe anche tecnicamente vedere panorama. Vediamo. Aspetta. Marione, dimmi se la chat la leggete lo stesso, perché io ho risolto da qua. No, ma panorama non si vede, vabbè, non è che se non si vede succede qualcosa, Anzi, vabbè, facciamo una cosa, chiudiamo la macchina, adesso ci facciamo compagnia mentre. Mi fate compagnia mentre sono qua rilassato. Oh, là. La macchina l'abbiamo chiusa. Ho cercato di metterla nell'erba, la ruota, perché altrimenti. È un macello, cioè non vorrei che mi si infangasse. Cioè, ragazzi, guardate, stiamo camminando. Guarda, adesso andiamo tutto di qua. Mamma mia, è fango puro qua, Sì, ma forse è laggiù in fondo dobbiamo andare. Sì, lì c'è una cascinetta, ma vengono ogni tanto così. Ecco, qua c'è la macchina, appunto. Tranquillo, non si vince. Più che altro è Marione che mi deve far sapere se funziona o meno la chat per loro. Ma mi sa di sì, perché se mi ha risposto non si vince. Allora, ragazzi, come va? Mi mancavate, allora, onestamente ve lo dico. Mi mancavate.
e anche se arriveranno tutti dopo gli altri, perché nessuno lo sapeva, siamo in tre, ma perché nessuno è stato avvisato. È stato avvisato. Io cosa ho detto? Provo a fare la live. Mamma mia, com'è cambiato, ragazzi! È una cosa. Non vorrei neanche che ci. No, ma. Ah sì, il fiume c'è, cioè, non è che il fiume non c'è. C'era il rischio che fosse prosciugato, no? Ragazzi, adesso andiamo a guardare. Andiamo giù di qua. Io, mamma mia, qua non era così, Qua non era così per il semplice motivo che era fatto diversamente. Negli anni ci sono stati un sacco di cambiamenti. Mamma mia, meno male che mi sono portato le scarpe. Allora, tecnicamente dovrei riuscire ad andare. Eccolo là il fiume, perfetto. Una volta si poteva anche. Cazzarola, è tutto bloccato qua. No, non è bloccato. No. Ah, no, non è bloccato. Solo che c'è questo terrapieno. No, dai, diciamo che. No. Ci sta. Aspettate che controllo una cosa. No, prende anche bene. Pare che prenda anche bene. Oh, sì, qua. Qua è cambiato tutto, ragazzi, perché io me la ricordo quando avevo 21 anni, minchia, bella età, e venivo qua con i miei amici, ma venivamo qua proprio per rilassarci, cioè avevamo bisogno di staccare un po' la spina, di starsene per i cazzi nostri, di far due chiacchiere, insomma anche di proprio dire ci mettiamo qua belli tranquilli, non pensiamo a un cazzo e paradossalmente sì, ma è cambiato tutto. Oddio, neanche più di tanto, vabbè, grazie a voi posso scrutare un po'. Allora, vediamo un po'. Vedete qua? Voi direte è una semplice ferrovia. Sì, è una ferrovia, d'accordo. Però a me personalmente dà dei bellissimi ricordi. Ecco, poi magari, ragazzi, se ci gira andiamo a farci anche un giro di là, così. Adesso chiacchieriamo un po' qua. Perché io quando venivo qua mi fermavo più o meno in questa zona. Innanzitutto me lo ricordavo molto 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 più piccolo. Cioè, lo spazio mi sembra. Cioè, no, scusate, più grande. Mi sembrava che ci fosse molta, molta più vegetazione. È vero, sempre così, che quando tu sei più piccolo, i posti ti sembrano più grandi, quant'altro. Anche. Ma andava via da sto sole, oh là. Anche io, infatti, quando andavo in Germania da piccolo, pensavo che fosse una roba di migliaia di ore, migliaia si fa per dire. E in realtà erano viaggi di 8 ore. Adesso sembrano fatti dietro casa, ragazzi, capite il discorso? E no, c'ho il powerbank, perfetto. Adesso mi ho dimenticato il powerbank. Vedete, siamo qua immersi proprio nella natura. C'è un po', ovviamente, di cazzo di rami. Ci sono fogliame, c'è dappertutto, ma alla fin fine, ecco. Ecco, una cosa che non riesco a forse. Aspetta, vi faccio vedere. Oh, Matteo Lussi, buongiorno. Allora, normalmente io, quando venivamo qua, riuscivo ad andare là sotto dove c'è il ponte. Ci sedevamo lì, c'eravamo praticamente le pietre lungo il fiume e giocavamo a chi lanciava più lontano, no? Allora, di qua mi sa che no. Buon pomeriggio, Matteo, ben arrivato. Di qua no, mi sa che. Non si può andare di là, ci andremo magari dopo. Ora vediamo, io tengo la telecamera così almeno vi faccio vedere, testiamo se lo stesso percorso di 21 anni fa, anzi facciamo 22 ormai quasi, è rimasto lo stesso. Taci un po', vediamo. Aspetta, adesso rigiro la telecamera. Sì, ci vorrebbe qualcosa di più. Aspettate un attimo. Forse ho trovato. Aspettate, vediamo se qua riesco a passare. Allora, di qua. No, non riusciamo. Di qua invece. Saltiamo sto pezzettino, ma sì, è una c***ata. Basta che non si scivoli. No, più che altro. Aspettate. Più che altro il terrapieno. Ok, siamo riusciti a saltare. Oh, siamo arrivati sotto il ponte. È detta così, è brutta. Dove sono? Matteo Lucifer, non siamo mai venuti qua noi, perché non è, appartiene al mio passato, diciamo. Aspettate che vado un attimo dove c'è l'ombra. Più che ombra,
dove non c'è sole. Ok, vedete qua praticamente siamo siamo sotto il ponte della ferrovia, ma io anni fa venivo in questa zona qua, vedete anche di là, ecco che passa un treno. Venivo sempre, come dicevo, con i miei amici a divertirmi, nel senso ci divertivamo anche con poco, facevamo, chiacchieravamo, facevamo, facevamo dei giochini col cellulare, insomma ci divertivamo un casino. Non funziona la vocina del coso, vabbè, comunque. Ma comunque, Marione, penso che il problema sia stato... Scusate un attimo, vi appoggio un secondo qua, che non vorrei rischiare appunto che poi c'è un colpo d'aria. In quale posto sei che scrive il messaggio? Vabbè, io sulla IR l'ho messo che sono un po' fuori città. Ho messo sono un po' fuori città. Praticamente questo posto si trova neanche alle porte di Alessandria. Tu vai, ti inoltri in un quartiere e poi c'è una stradina che praticamente si dirama verso questo posto qua. È una praticamente una ramificazione della città, ma non è città. Ecco, questo detto praticamente. E tra l'altro io volevo sperimentare, a parte la IRL, volevo sperimentare questo posto, ecco perché siamo in pochi forse, perché nessuno lo sapeva. Però che arriva una notifica. Volevo appunto sperimentare questo posto. Come ti chiami? La birra Galeazzo. Alla birra Galeazzo, siccome c'è una birra, non tacchi al cazzo. Devo aggiustare sta cosa perché copre troppo i messaggi. Ma quello, vabbè, quello secondo me è tutta questione di cassa. Oh, Pastina! Ciao, Pastina! Benvenuto! Come stai, carissimo? Tutto bene, tutto bene. Che bello averti qua! Che mi racconti, Pasti? Hai visto che sono anch'io in IRL? Nelle rovine di Alessandria, addirittura. Beh, sì, è particolare come posto. Allora, Pastina, io... Sì, tutto bene, anche tu vedo. Sono contento, Pasti. Che bello averti qua tra noi. E oggi siamo alla scoperta... Praticamente io, negli anni 2000, i primi anni 2000, stai provando a sistemare a casa? Ah, bene, bene, dai. Se hai bisogno, vengo a Torino e ti do una mano. Ah, tranquillo, scherzo, non voglio essere invasivo. E appunto, stavo dicendo che... le camere così si vede anche un po'. Stavo cercando di con voi di ripristinare questo posto. Perché sono da 22 anni che non ci vengo più. Io ci venivo qua con i miei amici. E voi direte, ma fa che cosa? A rilassarci. A rilassarci totalmente. Sarta, che culo rende... Venga a darti una mano. Ah, chi è? Chi è Sartalfa? Chi è Sartalfa? Benvenuto comunque. Non penso che sia Streamy. Ah. Aspetta, ma ci sei iscritto da poco? Perché non... Andiamo, grazie per il benvenuto. No, benvenuto. Eh no, perché non... Ma hai messo il segui, perché non è venuto fuori, strano, però adesso controllo, ma gli alert, anche perché mi hanno scritto prima, quindi si vede la chat, perché Marione mi sta scrivendo, non mi dice niente, e appunto qua, anni fa, venivo, l'hai fatto ora, il follow, no, non so come mai non è venuto a fronte, boh, non lo so, non penso sia un problema, il problema di OBS comunque l'abbiamo avviato ieri, perché ti dico, e Marione appena... Sentite che c'è l'eco, c'è Umberto. Dovrei mettere... No, ma non è Streamlabs questo, è Prism, che io mi trovo meglio. No, no, ma prima i beats sono partiti, sono partiti. Si vede che magari... L'ha messo al follow, non l'ho visto, non è saltato fuori, strano. Eppure i beat compaiono. Comunque, benvenuto, anche se non è venuto fuori, benvenuto a Sat Alpha. Cos'è che volevo dire? Mi dica, aspetta, devo essere di preciso. Sono, allora, vabbè, Alessandria, che è una città del cazzo. Ma qua mi trovo in una, diciamo, in una zona un po' più...
periferica, anche se in realtà non è periferia. Tu praticamente entri in questo quartiere e ci sono delle diramazioni dove puoi andare in mezzo alla natura, ci sono anche cascine e quant'altro. Però io, è una cosa questa più che altro affettiva, perché ci venivo, ho dei follower dell'Alessandria. Ah, ma tu di dove sei quindi? È buggato, cosa? Vabbè, ma non posso fare niente se è buggato. Però le alert andavano, I beat che ha donato Sisipak sono andati, Non lo so. Prism comunque mi trovo bene. Con Prism. Ah, sei di Ravè. Bella Prism. Inx Doris è su... Minchia, vedete, non... io ho messo gli alert che partono, Chi è che si è subato? Grazie di cuore a Inx Dori. Grazie di cuore della sub, gentilissimo e benvenuto tra noi, grandissimo. Bisogna capire come mai, io infatti su Streamlabs questi problemi non ce li ho, però qua su Prism mi trovo molto meglio. Adesso stiamo qua a chiacchierare, perché io è qua che, diciamo che erano anni che non venivo a trovare un po' di pace interiore, di stare tranquillo, ma oggi... Non so perché, uscendo da Panorama, perché ero nella zona, no? Praticamente mi è venuto in mente di venire qua. Inxdor è il numero uno. Certo, ma chi si sabba qua è sempre il benvenuto. Chi segue, chi sta con me, ragazzi, siete tutti benvenuti. Se vuoi una mano, è un piacere, sei il mio nome. Sì, ma in che senso? Per mettere a posto Prism? Sì, no, più che altro perché io ho fatto... passa il panorama. Ma... Passa il panorama, ma... Penso di sapere chi è, cioè no, non lo so chi è, perché se dice passa il panorama vuol dire che è qualcuno che mi conosci. Ah, il posto? Guarda, se vieni, vieni solo per trovarmi, per farvi compagnia, perché il posto te lo sconsiglio totalmente, perché Alessandria veramente, cioè, la sconsiglierei, la sconsiglio a chiunque. Cioè, voi facciamo, dici, live insieme? Ben volentieri, se non ti fa schifo venire in questo postaccio, così ti faccio vedere un po' della schifezza che c'è qui in Alessandria. Va bene, se ci tieni, guarda, ben volentieri. Guarda, ti dirò, Sarti innamorato, proposta d'amore in chat, dai, ma Rack Zorro, tu ti sei, hai fatto il follow poco fa, che non è partito, però ringrazio del follow. Sì, esatto, col posto lo mettiamo a posto, no, ma guarda, sinceramente, ti faccio vedere. No, non è pericoloso, assolutamente. Chi è che ha detto che è pericoloso? Ma no. Diciamo che all'incirca, adesso vi dico, all'incirca non è tanto, non si è tanto discostato da una volta. Ma teniamo conto che io ci venivo sempre d'estate, no? Sarebbe bellissima la piramide del faraone. Sì, Alessandria d'Egitto. Alessandria d'Egitto sono d'accordo, ma questa no. Praticamente qui, questa stradina qua, c'è sempre stata... Lì ci sono sempre state le... No, adesso che mi viene in mente, sono venuto prima, oltre il 2001. Sì, ero venuto qua, forse per i cavoli miei, con altri amici. No, era diverso, era uguale. Praticamente, diciamo che non piovendo, si è un po' seccata la cosa, vedete, a parte adesso che... Però più o meno è rimasto uguale. No, pensavo peggio, è stata una bella... Ma no, ma non lo so, Bargi Giovanna, ma anche se fosse, io non mi interessa cosa fanno gli altri. Io nel 2001 venivo... E qua ci torno. Poi sinceramente a quest'ora non penso. E poi anche se fosse noi ci dissociamo. Cioè io sono qua, ma chi è che viene qua? Scusate ragazzi, sì, direte, è un posto di merda. È un posto che se qualcuno... ma non c'è nessuno nella chat che... di quelli che venivano qua nei bei tempi a farmi compagnia, a passare proprio le strade. Beh, anzi, vi dirò di più. Diciamo, noi tra poco parto per andare a Panorama. Ah, quindi dopo magari ci becchiamo, Matteo Lucifer, perché io comunque faccio una live. Non lo so quanto l'ho fatto. Vi terrò compagnia da questo posto. Magia! Quando vuoi, dove vuoi, come dice Matteo Lucifer. Guarda, tu sei sempre il benvenuto. Chiunque vuole venire qua è il benvenuto. Perché una grande famiglia è giusto che ogni tanto si veda anche fisicamente, no? Ci sta. Quando fate banchino non siete più una serie. Lo so, ma lì è proprio l'audio che è forte.
Adesso poi troverò un modo anche per i vocali. Devo solo avere uno server da ponte con l'OBS a casa. Quindi Marione, ci stai? Ok, mi hai appena scritto prima. La conferma l'ho avuta. No, che ha letto? Me ne sto qua un bello tranquillo. La conferma l'hai avuta quando ti ho scritto quel messaggio, Mario, giusto? Aspettate. C'ho il power bank, quindi assolutamente non c'è pericolo quello. Pensavo addirittura di essermelo lasciato, di averlo lasciato a casa. Ora andiamo avanti un po' di qua, vediamo se intanto che parlo con voi o finisco nel fiume e li sai che content. Come siete content voi? No, la conferma di cosa? Che ieri OBS aveva dei problemi. Oh, il treno. Si sente? Però non si vede. Eh no, perché sei sotto, proprio sotto sotto. No, la conferma che ieri OBS andava a un po' a bagasce per il semplice motivo che doveva aggiornarsi. Infatti la prima cosa che ho fatto appena aperto il computer è aggiornarlo. Mi è arrivata proprio la notifica aggiornamento da fare OBS. Secondo me senza l'aggiornamento può essere sì, infatti dovevo aggiornare. Aia, tra poco mi aggiorno l'occhio. Sì, dovevo aggiornarlo. Bene. Allora è stata. Abbiamo trovato anche un po' di spazio da sì, da sederci. Vediamo se la rete. Un po' mi metto qua. Oh, cazzo, ho scelto il posto più infangato. Sta mica laggando, ragazzi. Andato a Torino al secondo. Ah, beh, meglio Torino che Alessandria. Ditemi se sta laggando, ragazzi. Perché a me prende poco, ma magari qua con Prism non sta facendo niente. Voi la vedete fluida la live? Mi interessa sapere quello. Non lagga? Ok. Perché dà un'attacca. Se dovesse laggare, al massimo ci spostiamo un po' più a ovest. Che poi sarebbe a est. No, vabbè. Ah, va bene. No, è perché c'è un'attacca di rete, no? Ma Prism, da quanto vedo, a parte l'affare degli alert, funziona alla grande, cioè molto più leggero. Già con Streamlabs, secondo me, bisognerebbe provare. Magari posso fare una volta con Streamlabs e una volta con. Beh, io mi trovo bene con Prism, però, assolutamente con Prism mi trovo da Dio, quindi non. Vi dite che ora è, per favore, giusto un attimo, perché non me lo fa vedere da qua. Zio Franchino. Ma perché zio Franchino? Ma sai che Franchino è questo, sì. 15:35, grazie. Dal stesso punto vedi se riesci a sistemare l'alert bot togliendolo e rimettendo l'alert. Tolgo e rimetto? Va bene. Aspetta, Allora è questo. Boh, aia, tolto e rimesso. Vediamo. Oh, ma no, io scusate, ma c'ho. Qua devo stare. Madonna, devo stare. Guardate, ecco. Devo stare attento e non mettermi troppo vicino al. Però, cavolo, secondo me se io mi metto. No, vabbè, qui va bene, dai. Aspettate, mi rimetto il cappello perché ogni volta sono sudato e allora poi automaticamente mi viene l'aria addosso, no? Aspetta che tolgo. Ah! Fa freddo lì nella. No, freddo no, le rovine. No, non fa freddo, però comunque c'è un po' di corrente. Oh! Guardate. Ah! Niente. Oh! Guardate, maledetto mi. Aspettate. Forse ho trovato un altro punto un po' più decente, forse. Minimo c'è un serpente. Oh, Love Sicilia! Ciao carissimo! Mica le rovine di Omega, è vero. Ah! Ai. C'ho il culo gelato perché le pietre sono abbastanza. Ma no, ma neanche tanto fredde. Oh, ho trovato una posizione. Comunque, quello che voglio fare io, comunque, lo sto, diciamo, raggiungendo il mio obiettivo personale. Cioè di fare IRL.
Cioè, non vedrete mai Irland, a parte a Capodanno che siamo andati a fare la festa, ma lì era un contesto diverso, non vedrete mai Irland negli stessi posti. La prossima Irland che farò sarà da un'altra parte. Oggi mi è venuta l'ispirazione e ho detto, oggi sono l'Off Sicilia in un posto carino. Tu mi dirai, carino dove? Allora sei lontano da Alessandria. No, sono vicino a Alessandria in realtà. Anzi, purtroppo sono nella città. Il problema è che, il fatto è che questo posto si trova un po'... Oh, le cracking, salve! Si trova un po' fuori città, no? Ed è un posto... È un posto rilassante, soprattutto perché mi fa riaffiorare dei ricordi. Ed è questo che mi ha fatto venire l'idea di venire a fare la IRL qua. Perché ho visto la bella giornata, ho detto, ci sta a fare una IRL, no? Però non avevo idee. E uscendo dal panorama, che ho visto Manuel... Però voglio esserci anch'io, cosa? Ah, la mia amichetta, bisogna vedere se lei è disponibile. Poi può darsi che ho parlato anche con un'altra ragazza che... Però ragazzi, cioè, se voi volete le amichette, voi cioè, verrete solo perché c'è lei o c'è un'amicizia femmina e non venite più per Gotthard? Eh no, non dovete fare così voi, sareste cattivissimi contro il vostro... Vedete più la faccia di cazzo mia, vedete una bella gnocca, giusto, giusto. E vabbè ragazzi, io l'ho avvisata, perché praticamente abita vicino a casa mia, no? E gliel'ho detto, quando può, capiterà l'occasione, magari non sempre, perché comunque anche lei da fare i cazzi suoi, quando capiterà, e clacking, sempre a spendere soldi qua, lo so, io faccio più live da casa che io, ma poi ovvieremo la cosa. Tra l'altro, Marione, per prendere la cassa, io basta solo che la collega col che lo colleghi col Bluetooth. Penso che sia sufficiente quello, sai. A parte che da fare degli alert, se provate a donare anche un bit, vedete che dovrebbe venire fuori. So soldi, sì, ma quella che, ma non prendo mica una Bose se fosse, Boh, perfetto, come immaginavo io allora. Ragazzi, guardate qua, che invece di guardare la mia fa... Oh, è un cazzo di ponte però. Dopo andremo a provare a testare. Ragazzi, no, se il percorso, a parte bisogna vedere quanto dura il sole, perché sennò poi viene buio e non si dovrà avere un cazzo poi. Se riesco a trovare il sentiero giusto che prosegua, che non sia bloccato per fango e quant'altro, secondo me si può fare molta strada. Cioè rischiamo veramente di fare troppi chilometri. A parte, ripeto, il fatto che dovremo tornare indietro a una certa ora, più che altro perché il sole calerà a un certo punto. Oggi è una bella giornata, sì, però comunque viene buio presto, più o meno verso le 5, 5 e mezza. Ma da lì arriva la Canottieri? No, Bargi Juan. Da qui, se io proseguo qua, se io proseguo di là, arrivo praticamente sul Formida. Sì, ma è lunga, fidati che è lunga. Cioè io qua sono dove c'è la casetta, Bargi Juan, oltre Panorama. Cioè dovrei arrivare all'altezza di Panorama, oggi irli luoghi da me. Sì, ma mi sono rotto il cazzo di star seduto, perché è scomodissimo. Minchia, sono qua in mezzo, guardate cosa sono in mezzo, vedete? In mezzo alle piante, così. È una irla un po' particolare, dai. E... Ragazzi, comunque spero che mi seguiate. Vedo che siete tanti oggi rispetto al solito. Io spero che mi seguiate tanti anche stasera. Forse perché, non è stata una live improvvisata. Vi voglio tanti anche stasera. Vi voglio tanti sempre, ragazzi. Siete miei amati seguaci. Montagna. Che senso è montagna? Ah, giro un po'. Almeno cambio inquadratura da qua. Mamma mia, però, la batteria. Ok, col power bank, però. Domani mattina vieni in negozio. Ah, sei di turno domani mattina? Sì, vengo, ovvio. Ovvio, sicurati se non vengo. Caffettino. Non so se c'è pacchi e pacchettini nell'audio qua. Comunque, Love Sicilia, che mi racconti? Poi ti succhi anche l'uccello. Sì, l'ho aggiunto quello.
vedo come ho messo qualche alert nuovo. Però la cosa, ragazzi, che io non posso cambiare tutti gli alert quando sono in live a casa, perché se io li cambio tutti, poi non li avete più qua. Poi troveremo un modo da fare ponte, cioè da fare questo, ma tutte le... Ecco, da fare ponte. Troveremo un modo di fare ponte con OBS, magari mettere anche i vocali. Veramente. Ma mi sei fatta tutta sta strada per piatto il vaffanculo. Ma guarda, Love Sicilia, ti dirò, io, se vuoi entrare più spesso, mi farebbe piacere, praticamente ho anticipato l'orario della live. Non la faccio più dalle 10 alle a mezzanotte e mezza, l'una, la faccio dalle... Oh, un trenino! Aspetta. Magari si vedesse. No, non si vede. Vabbè, bisogna andare un po' più avanti. Vabbè, aspetta, intanto muoviamoci un po', visto che ho fumato. Merda! C'è poco da ridere. Guardate, ragazzi, guardate che roba qua. Guardate che figata. Ma io mi diverto andare in questi... il ponte sullo stretto. No, qua è stretto. Quindi ho anticipato la live alle 9:15 fino a mezzanotte circa. Quindi Love Sicilia, tu non sapevi di questo orario probabilmente, adesso sai che puoi entrare in live dalle 9:15 e quindi fermarti di più. Allora, vediamo un po'. Guardate sti cazzo di ramoscelli. Allora, qui si va avanti ancora. Avessi sto cazzo di sole. Ragazzi, qui com'è la location? Sì. No, vabbè, qua ci passava il fiume e quant'altro, d'accordo, però... Boh, pardon. Vabbè, vediamo dove riusciamo a salire. Intanto poi dobbiamo ritornare di là. Quello è il ponte... Ragazzo! Sì, esatto. Forse se arriva un treno dopo lo riusciamo a vedere anche meglio. Di qua, sinceramente, non mi sono mai avventurato più di tanto, perché noi rimanevamo qua, grazie Matte, rimanevamo qua in zona, tranquilli, perché poi avevano i loro orari. Devo andare a casa, e questo, e quello, in estate, che palle. Invece noi adesso ci possiamo stare quanto vogliamo, in base alle nostre esigenze, non più a quelle di qualcun altro. Poi voi mi seguite, quindi top. Pastina c'è ancora? No, magari è passato solo per un... Sì, per un assaggio, stavo dicendo. Per un... Mamma mia, sto sole. È passato solo per un saluto. Gnau! Allora, vediamo finché... Oh. Però fa caldo, figa. Fa caldo, scusate, ma... C'è il sole davanti. Allora, secondo voi va avanti molto qua? Sì, più che altro che io sto camminando, guarda, sto camminando un po' nel fango che è diventato secco, ma in alcuni punti è ancora molle, diciamo, perché giustamente sabato da Manuel GameStop, sì, io l'ho visto stamattina, Manuel, penso che sia ancora da GameStop che faccio turno, perché lavora fino alle 4 mi sembra. Non so se gli è arrivata la notifica, magari è un momento di calma che sta guardando. Ragazzi, io però ogni tanto devo guardare... Minchia, ma qua va avanti all'infinito, no? Minchia. Quando ci siamo allontanati? No, ma neanche più di tanto. No, vabbè. Di qua non c'ho voglia di andare, più che altro perché non c'è quasi nulla. Non che di là ci sia qualcosa, per carità. Però di qua va avanti all'infinito, in loop continua. Menue! Allora, però da qui ci sta a vedere la... Sì. Sì. Oh mamma mia. Vedete la mia ombra, vedete? Sono nei dintorni d'Alessandria. Diciamo di sì. Diciamo di sì, anzi sì. Perché praticamente qua, come spiegavo prima, è una parte ramificata di un quartiere della città. Però non è la città. E ti dirò, basta solo avventurarsi in queste zone qua per non essere in Alessandria. Cioè solo in Alessandria, ma praticamente... al confine tra la città e la zona periferica, anche se questa, come ho detto prima, non è comunque zona periferica, quindi per cui fa parte del circondario, ma è tranquilla, a me piace,
Big qualcos'altro. Sta attento dietro. Non c'è niente dietro. È tutto normale qua. Ci sono solo io. E qua, come dicevo prima, d'estate si fanno il bagno. Sì, magari l'acqua non è delle migliori, perché questa è la Bormida. No, no, Ricky, stai attento. Che cosa? Che cosa? Stai attento. Bargi, Juan. Nudi, no, vestiti. Cosa devo stare attento, Bargi, Juan? Alle foglie? A non cascare per terra? Beh, quello sì, devo stare attento, effettivamente. Ma guardate. Ma, no. Niente, viene sempre un po' d'aria e devo per forza... Ok, devo per forza mettermi il cappellino. Perché oggi, stamattina c'era un po' di vento, adesso invece c'è solo un po' di brezza e quindi è fastidiosa. Alieni che ti vengono in... Ma smettila, dai, gli alieni qua. A quest'ora, poi. No, al massimo mi posso trovare il melo. No, forse una volta era venuto anche... No, boh, non mi ricordo. Dunque, adesso, per tornare indietro, vediamo un po'. Di qua o di là? Di qua o di là? Se andiamo di là andiamo a finire proprio sulla riva. Però c'era un modo per attraversare una volta. Ma noi invece cosa facciamo? Proseguiamo di qua. Ah, continuiamo di qua, perfetto. No, vestiti! Oh! Dai, oh, però il treno passa dall'altra parte! Ma cos'è? Un treno invisibile, Belin? Ah! Ricky, se ti perdi fai content. No, come faccio a perdermi? Sono sempre fermo. L'unico rischio, si fa per dire, di là. Mi scappa anche la... Vabbè, devo andare anche in bagno. Ma... Dettaglio, non mi sembra il caso in live. L'unico rischio che ho è... pari a zero. Cioè, forse sì, di farmi male, di cadere, ma non penso. Qua conosco tutto bene, solo che il fiume... Dai, mi dissocio, Leclerc, che brutte cose. Dai, che schifo. Eccolo lì, ok. Vedete, qua eravamo prima. Adesso voglio vedere se c'è un modo per andare di là. Ma non credo, sapete? Non credo, perché l'unico rischio è che gli alieni ti prendono. Sì, per il culo al massimo mi possono prendere. Più che quello. Ok. Allora. Ah, però guardate che bei colori, dai. Obiettivamente, magari non sarà chissà che cosa... Ma sono dei bei colori. Oh, bella spigola. Oh, aia! Sì! Ciao, benvenuto. Come stai? Grazie di esserti iscritto. Grandissimo. Oggi cielo bellissimo, sì. Oggi veramente bello. Infatti è quello che mi ha dato l'idea di fare una IRL, no? Ho detto, il tempo è bello. Qua è più bello sicuramente che... Madonna, stavo parlando un po' troppo forte. Qua è più bello sicuramente che... mi hanno detto. Non so se c'è... Dai ragazzi, con voi provo di qua. Al massimo mi capitombolo. Sì! Non lo so, che dite voi? Perché allora, se io proseguo di lì, vado sulle pietre... Ma sì, dai, proviamo. Zitto che la gente... Ma c'è Umberto? Umberto chi? Ma va caghe, va! Umberto Eco. Merda! Aspetta, piano. No, ma sinceramente non è un casino andare qua in mezzo. Sarà un casino salire dopo, vabbè. Tanto siete qua con me. Nessuno mi può tendere la mano, ma dettagli. Allora. Guardate, vedete com'è tutto. Ma io vado piano più che altro. Non perché sia pericoloso, perché qua potrebbe cedere il terreno. Ah, eccolo lì! Ma vaffanculo! Okay. Guardate, ha ceduto il terreno. No, col cazzo che vado lì, che cede il terreno, merda. Ecco, Giuda. Ah. Via di scivolone. Sì, è quello era il rischio. Che ci fosse... Merda, di nuovo. No, ma non è che mi sto imbarcando a poco, che qua non è semplice, E meno male che mi sono portato... Forse ho trovato un punto da poter girare. Aspetta, Sto camminando all'incontrario. Allora. Aspettate che vi leggo tutti, Come stai? Fuori ritrovato al confine tra Paraguay e Imola. Ma non hanno confini!
Non è che sono piteco Leclerc, è che volevo riuscire ad andare lo stesso da questa parte. Top. Vedete, io ero andato di qua, adesso vediamo se da qui si può andare. No. No. Qui, ok, ancora. Là c'è tanta di quella fanghiglia che è meglio evitare. Di là c'è il fiume, no, facciamo una cosa. Ho un'imbarcazione. No, è diverso, mi stavo imbarcando. Madonna, ragazzi, guardate che... Scusate, guardate com'è pendente qua, come la Torre di Pisa. E se poi... No, di qua no. Ci potremmo mettere là? No, vabbè, non siamo assoluti. Giriamo. Vedete come il terreno è tutto in pendenza, appunto? Ma qua dovrebbe essere una cavolata salire. Infatti, ecco le ultime parole famose. Guardate, faccio così, mi spingo. Olè! Aspetta, questo qua. Olè, va giù la... Basta? Servono gli stivaloni. Ma ho questi, guarda. Non sono stivaloni, perché le galosce non ce l'ho. Però queste qua che sono praticamente delle scarpe, diciamo... non lo so, scarpe comunque migliori delle altre per fare questo tipo di giro. Fa caldo. Ma guarda che non ci sono pochi gradi, ce ne saranno 10 più o meno, penso. Vabbè ragazzi, adesso ci mettiamo in un altro punto. Più... quello è un caimano? È un caipiede? Un caimano cosa? Aspetta. Va, scendiamo di qua adesso. Oh mamma, non vorrei spaccarmi qualcosa. Aspettate. Ok. Di qui! Ma pensa a te quante maiale il deca! Si può scendere anche di qua. Volare! Sì, non è tanto bello volare qua. Che forse riusciamo a fare un punto dove non c'è troppo fango. Cazzo! Vediamo. E via di culata, no, anche no. Ma anche no. Aspetta. E togliti, ecco qua. Forse siamo arrivati in... Aia, merda. No, oh merda, qua. No. O credevo che fosse... Niente, mi sono illuso. Pensavo che fosse una pietra normale. È piena di fango, piena. Sei tornato, ciao carissimo. No, non mi stavo ammazzando, no, vabbè, un po' scivolaus. È un po' scivolato. No, vestito, che nudo. Ci manca ancora, cazzo. No. Allora. Da dove cazzo siamo? Giù di là. Adesso proviamo. Adesso qua non si rischia più di farsi male. Si fa il bagno. Beh, guarda che d'estate vengono a farsi il bagno qua, eh. Quindi non è così strano che la gente la trovassi qui d'estate. D'estate però. Oh, guardate che bello però questo. Si girasse la telecamera. Dai, porco deca. Sempre porco deca. C'ho le scarpe che sono. Lasciamo perdere come sono. Mi sa che belle. No, ma penso che me le cambierò in macchina. Non posso mica guidare con queste scarpe. Tutti nudi, tutti in mutande. Giusto, quell'alle minchia. Grazie Leclerc che mi hai dato l'idea, giusto. Però questa inquadratura del... Orca vacca! Ma che è quella roba lì? Non c'era prima! No, sì, c'era, ma non l'ho vista. Vabbè, vado in ciabatte, certo. E non c'era prima sta roba! Sono passato di qua, figa, cioè, guardate, era tutto... Vabbè, dettagli. Comunque, a me rilassano molto sti colori. Dove sono? Sono, non si vince... praticamente un po' fuori città, ma sempre vicinissimo alla città, in una zona un po' diciamo isolata, dove venivo sempre con i miei amici per rilassarci, per esempio ci facevamo dei giochini col cellulare. Sì, ma che cellulare, cioè, stasera reaction, sì, ovvio, aia. Scusate, eccomi qua di nuovo. Ovvio reaction, stasera la live c'è sempre. Però ho voluto fare una IRL perché ho visto il bel tempo e ho pensato di fare una IRL. Il fatto è che non sapevo se l'avrei fatta sicuro, perché non sapevo ancora
dove poter andare. Allora oggi, andando a casa da Panorama, ho avuto l'ispirazione e sono venuto a vedere se la linea, vediamo, sì la linea prende bene, sono venuto a testare la linea in prima, ma io ne farò, ma sempre in posti diversi, perché ce ne sono veramente tanti. Io ne volevo fare una, non dico dove, perché se mi vedete scomparire è perché ci sono le sabbie mobili, però non vedo comodini, divani, mobili. Ok, chi è che va? Ah, vai giù Leclerc, giusto, ci vediamo stasera Leclerc, buon lavoro, a più tardi, porco deca, faccia il bravo, ci vediamo più tardi in live come sempre, con le reaction dei mondiali, di le macchine e tutto quello che c'è, e dei bei posti, aia, che ci sono e via. Ciao Leclerc, grazie di essere passato. Se non cadi ci vediamo. Chi è? Minchia, cadere con questa velocità veramente sarebbe da piteci. Tu direi ci potresti riuscire. Certo. Minchia, sto sudando come non so che cosa. Non mi tolgo il cappellino per il motivo che vi ho detto prima. Però, oh, sti rami. Adesso proseguiamo di qui, guardate. Ok. Proseguiamo di qui e vediamo dove ci porta la strada. Cioè, io mi sembra di ricordare dove ci porta la strada, ma non mi sembra assolutamente di vedere nulla di già asfaltato, no, nulla di già pronto, cioè sentieri già passati. Oh mamma mia, che tronco enorme! Vedo orme di gommato. Dove? Aspettate. Oh la ole. Aspetta. Orme di gommato. Dove? Vabbè. Vai la noce, grazie di essere passato. Stasera io sono in live dalle 21:15 fino a mezzanotte circa. Se vuoi passare, quando vuoi passare, sappi che sei sempre, scusa, il benvenuto. Merda, qua mi ammazzo. Ok. Poco prima non sono sicuro, forse l'effetto ombra. Sembravano ombra. Ok. Vabbè. Comunque, fatto sta che qua, allora io ci sto, ma no, io sto sudando come un maiale, ragazzi. Oh, aspettate che mi rigiro la telecamera. Ora sono fatto le busche, vado a casa. Ok. Ma tu abiti a Torino, mi sembra, eh? Tutte volte mi dimentico. Sisipac di, porco deca, è di Torino. Tu anche, ancora, anche tu sei di Torino. Ah, Piacenza. Ah, è vero, sei di Piacenza, ma lo sai che ti posso venire a trovare in qualunque momento, non si vince. 45 minuti di macchina, ma sono da te. Quindi, si può organizzare quando vuoi. Allora, stavo... Azzo! Mi sa che non possiamo andare avanti. Aspettate un secondo, Ma che cazzo... Aspetta un secondo, va là. Se riesco a trovare questa base. Ma cosa sono delle anatre? Che cazzo è? Sì, aspettate. Se riesco a appoggiarlo qua al telefono, non lo so. Dai, volentieri, vengo quando si può organizzare in sua piacenza. Fermi che spero che il telefono... Ciao! Spero che il telefono non cada perché vi faccio vedere dove l'ho messo, su che base. Proprio a fortuna, No, non è caduto, ok. Il telefono è caduto per qualche secondo qua sopra. È riuscito a fare. Comunque, ragazzi, vi devo deludere, ma non si può andare oltre. Perché, ahimè, hanno. Almeno credo. Aspetta. No. Niente. Abbiamo scoperto che. No, non si può più andare oltre. Boh, hanno chiuso tutto. No, non scappate, guardate, ci sono la bucolica pastorale. Sì, ma venite qui, che vi devo filmare. Aia, c'è pure un coso qua.
Niente, non si può andare avanti di qua. Vabbè, torniamo dove eravamo prima, qual è il problema? Di qua, dove adesso avete visto il blocco, il bucolica pastorale. Aia! No, ma c'erano delle oche, così erano delle anatre, dei cigni, non dico cazzo ne so. Vabbè. Di qua dove ho visto adesso che è bloccato, ai tempi, io sto parlando di 20 anni fa, si poteva passare tranquillamente. E ci passavo anche in bicicletta, no? Solo che adesso... No, di nuovo mi è stata lasciata una scarpa. Ale! Posto... Mamma mia. Sì, ragazzi, devo mettere un attimo il telefono da qualche parte di nuovo, perché mi si sta... Ah, proviamo lì. Aspetta. Io la vedo. Cosa? Cosa vedi? Aspettate. Ok. Ah, cazzo. Porco deca. Cosa la vedi? Non si vince. Ah. Ok. Ma sapete che sta per tramontare il sole? Possibile. Sì, sì, è possibile. Aia. Oh. Ok, dunque. Voi pensate, ma come cazzo fa a sudare? E io ve lo dico subito. Perché, oh, là, si sta un po' andando via il sole. Perché comunque faccio dei movimenti di sforzo, diciamo, e non... facendo freddo, oh. Scusate, cioè sto filo mi ha... Oh. E non facendo freddo, automaticamente sudo. Qui c'è svegliate sudato, no, che svegliarmi, sono già sudato di mio. Ah. Adesso torniamo dove eravamo prima, più o meno. Peccato ragazzi, non farvi vedere il resto, anche perché, aia. Anche perché non si può più andare oltre, hanno recintato, quindi... Oh, guardate che bello il sole che tramonta. Cioè, non è che sta tramontando, siamo noi che ci stiamo... come si dice? Avvicinando al ponte. Beh, ragazzi, se volete, mi fermo ancora un po' lì. Andiamo lì dove eravamo prima. Che è il posto più tranquillo. Vabbè, anche di là, però non si può andare. E di qua, invece... si può stare perché è proprio un angolo quasi dedicato, diciamo così. Che mi raccontate, ragazzi? Poi stasera si farà un po'... si farà come sempre. Io pian piano voglio farvi vedere video personalizzati da me, fatti da me, proprio tipo mia IRL, ma IRL non in diretta, non come adesso, no? E il bello sarà che sono video che nessuno ha mai portato, perché è come se io praticamente, scusate, vi descrivessi la mia vita. Di là cosa c'è? Andiamo a vedere, dai. Andiamo a vedere cosa c'è di là. Fatemi vedere la batteria. È andata giù di brutto. E vabbè, è normale con le IRL. Cosa c'è qua? Qua c'è una casetta abbandonata. Matte, tu sei ancora a Pozzolo o stai già venendo giù? Non so neanche che ore sono io, eh. Non so neanche che ore sono. Posso immaginare che siano le 4:30? Sì, potrebbe essere le 4:30, 4:15. Ah, aspettate! Ah, ho capito di qua! Ah, ecco! Ah, sei ancora a Pozzolo. Ho capito. Guardate, no, scusate, ma ho sbagliato. Guardate che bello. No, vi faccio vedere il panorama. Anche se il panorama è più indietro. Ah, ho capito, io sono arrivato da un'altra parte per andare ad arrivare qua, no? E praticamente dove stavamo andando in questo momento è la strada più veloce. Sì, non è che
che cambi molto, risparmi 3 minuti, però... Ah, sono le 4:10, presto. A me piace troppo proprio il colore, cioè i colori tipici autunnali, che poi vabbè siamo in inverno, però a me piace molto questo, mette relax questo tempo, questi colori mettono relax. Siamo tornati qua perché appunto di là si torna indietro alla macchina, di là non si può passare, quindi per cui rifacciamo. Però una volta si poteva, che palle, no? Si poteva sedere meglio. Vabbè, se troviamo delle pietre di nuovo, aspettate. Ah, ok. Ti hanno detto i panni e non si fuori la lavatrice. Ah, ecco. Che bello portarvi con me. Torniamo dove eravamo prima. Così vi abbiamo fatto vedere. Vedi, non siamo rimasti sempre fissi in un stesso posto. Cioè, stiamo tornando lì, ok. Però, almeno avete girato un po', vi ho fatto girare. Mi dispiace solo, ma lì non è colpa mia, che non si possa andare oltre. Ma vabbè, quello non si può, su quello non si può fare niente. Allora, dove... Qua. No, qua no. Allora, spedi lì. Ok. Un momento, mi ammazzo di nuovo. Il treno che passa, ma non si vede. Qua c'è della roba strana. Ah, andiamo... No, aspetta, mettiamoci qua. Più o meno, allora. Vediamo se qua va bene. Ok. No, cazzo, sei scomodissimo. Scomodissimo. Proviamo qua. Vediamo. Ah, già meglio. Ma cos'è un nido? Oh, madonna. Ma cos'è? Che cazzo, no, non è niente. Ah. Eccoci di nuovo qua. Che ti piace stare nel nostro canale. Solo che in questo momento... Vabbè, ho capito, mettiamoci qua. Aspettate, ok. Ah, forse ho trovato il punto giusto. No, vediamo. Sì, pare di sì. Benvenuto al nostro nuovo followers. Grazie di avermi seguito. E chi c'è, ragazzi? Dai. Oh, minchia, adesso posso togliere. Cioè, sembra, ragazzi, sembra davvero che abbia fatto chissà che gran camminata. Invece, essendoci una temperatura non normale... Perché ragazzi, la temperatura qua non è per niente quella che dovrebbe essere. Automaticamente sudo, perché mi muovo e quant'altro, un po' come la sera. Solo che qua siamo fuori. Però il tempo, al di là della temperatura abbastanza elevata per il periodo, è ottimale. Cioè, se uno si vuole rilassare, stare un po' tranquillo e non pensare a nulla, viene in questo posto qua, che è vicino a Alessandria. Io ti dico, vi dico... Potrebbe, come no, non lo so, però comunque benvenuti ai followers anche... è la noce, che io so chi è, e sono contento che sia... Sì, sono... No, ma l'ultimo non sembrava bot. L'ultimo non sembrava... Vabbè. Ah, sono emoticon. No, metti solo follower per ora. Dimmi tu. Non dovrebbe più comparire. Prova.
hai messo sull'emotico. Ma avevo trovato un punto più in là, forse è meglio che ci torno. Togli. Boh, fatto. Posto. Messo a posto. Ma è normale tutti sti bot, Marione? E me devo rimettere il cappello. Porco deca! Aspettate, eh. Ah, qui sì, qui serve benissimo. Dicevo, Marione, ma come mai mi bottano? Boh. Io sta cosa dei bot non l'ho mai capito. E mai la capirò. Ah, ho capito. Vabbè. Basta che non ci siano problemi per il mio canale, sai? L'affare dei bot, che se ti botti. Ma penso che il problema diventi grosso quando sei tu che ti fai. Lo fa anche con. Sì, lo so. Aia. No, ma non mi dà fastidio in sé. Cioè, l'importante è che poi non abbia problemi io. Quello. Quello a me interessa, non avere problemi con le. Cioè, se sono. Ah, tanto di togliere, sì, ma sono pochi alla fine. L'importante è che non ci siano problemi in generale, che sai, dicono, se uno viene bottato, a rischio il canale. Quello, a me interessa quello. Se non ci sono problemi, è solo una menata, beh, quello proprio non ci si può fare niente. Si divertono bottando, vabbè, lasciamoli. Bottiamo, lasciamoli bottare, che ci frega a noi. Se non ci danneggiano più di tanto. Dicevamo che appunto prima abbiamo provato ad andare da una parte e dall'altra. Sì, ci sarebbe volendo la possibilità di andare dritto giù di là, dove eravamo andati prima. Però sinceramente non so dove finiremo. Cioè c'è il rischio che magari andiamo avanti e non ci sia niente. Cioè io prima vorrei magari testarlo, vorrei avere... No, qua me lo tolgo perché poi intanto posso appoggiarmi qua. Vorrei avere la certezza di trovare qualcosa di interessante. Qua 200 non sono pochi comunque. Ma se togli bot siamo in 200? Boh, non lo so. Ah, 200 bot. Totali? Vabbè, massimo ne togliamo un pochino, insomma, vediamo. Vediamo un po', più che altro... Cioè, se Dani per dire li lascia... Se Dani li lascia, scusa, lasciamoli anche noi, perché toglierli? No, fai come fa lui. Sì, hai fatto bene, non si vince, hai fatto bene. Perché così almeno evitato che arrivassero altri bot, hai fatto bene. Bravo, non si vince. No, ma finché appunto non ti dico io niente vuol dire che stai andando bene. Bravo. Poi comunque vedo che, scusate, mi sto... Vedo che lo fai con passione. Tanto sono inutili, ho capito, però... tanto per comunque si vedono che sono lì, chi se ne frega, non mi danno fastidio. Fai come fa Dani, lasciali. Se poi vediamo che ce ne sono altri 100 in un giorno, allora quelli li togliamo. Per ora lasciali. Se intanto non fanno niente, lasciali lì. Cioè, io penso che tutti i canali, tutti, ma io parlo, dico tutti, intendo tutti, abbiano, non lo so, su, che ne so, esempio, minchia, fa troppo caldo, su 10.000 followers, ce ne sono per dire 5-6.000 che sono bottati. Se ce l'hanno tutti, a sto punto su questa cosa qua facciamolo anche noi. Lascia così. Sai cosa mi dà più fastidio adesso? Sudare. Cosa me ne frega dei bot? Sto sudando come un porco. E lo sai di chi è la colpa? Per sicurezza, vabbè, ma... Facciamo così, dalla prossima volta. Se la prossima volta bottano ancora, dalla prossima, perché comunque... Giustamente tu lo gestisci, però il canale è il mio. Facciamo così, Marione. Dalla prossima volta che ci sono altri bot, allora dalla prossima volta dico toglimeli. Rimaniamo così, dai Marione. Colpa di ovvio! È lui che ci botta. Dici Denise? Matteo, tu capisci la. Tu immagini, tu sai di cosa parlo. Dai, dalla prossima volta Marione mi togli bot. Ok? La prossima volta ci sono 20 bot, li eliminiamo. Oh,
Vedete che adesso anche il tempo sta... No, non mi sto scaccolando, mi sto solo pulendo, perché magari pensate che mi scaccoli, no. Qua il tempo è sempre costante, non fa neanche più freddo, Cioè non è che dici, sai, passando il tempo... Anzi, va via il sole e tra un po' proprio non lo vedremo più, quindi aspettiamo che il sole vada via. Sì, la so cosa... Cosa ha salto Michelle per i bot... Non è eliminare messaggi, tanto inutile, basta mettere cesso l'emotico. Sì, esatto, secondo me nel momento del bottamento, che fa anche rima, metti cesso l'emotico, giusto, giusto. Bravo, bravo, non si vince. Approvato. Ho letto, tranquillo. Sì, non mi ricordo neanche più quello che ho detto, Matte, però sì, comunque ci siamo capiti noi due. Oh, aspetta, Non mi fa leggere? Ok, aspetta. Ok. Oh, allora ragazzi. Dunque, dopo allora poi cosa facciamo? Vabbè, non so se sarebbe perché se vado da Panorama, purtroppo per due motivi. Non si può, cioè, a parte che ti rompono le balle se riprendi e poi là dentro è meglio non riprendere perché il campo è pari a zero. Cioè, non prende niente. Cioè la linea è bassissima, cioè rischia di laggare. Allora, per andare in un posto che lagga e in più non si può riprendere, vaffanculo, ci facciamo venire in mente qualcos'altro. Perché io volevo andarmi a prendere un caffè. Tu Matt, a sto punto, io poi non lo so, non so se vieni troppo tardi, poi io non lo so. Comunque vabbè, fammi sapere se fosse che io sono qua in zona ancora. Probabilmente mi andrò a prendere un caffè, adesso non so più dove, però sinceramente... Ci devo pensare, vediamo magari se... Ma nei bar puoi entrare, sì. Poi dove conosco, sì. Bar che conosco, fatemi pensare, qua in zona... Sì, cioè no. Sì, in centro. Vabbè. Poi mi viene in mente strada, facendo, mi verrà in mente... No, non canto, per carità, tranquilli che non faccio male alle orecchie, non c'è pericolo, anche perché sono più stonato di una campana, quindi per cui proprio non mi ci voglio mettere nemmeno, piuttosto ascoltare le musiche, le canzoni, ma non cantarle. Oh, ragazzi, vedete che adesso la panoramica reset. Questa panoramica sta diventando diversa, cioè i colori un pochino cambiano. Ah, ok, Matte. Guardate che vedete il sole che... Io sono su un busco la vibrazione. Ah, sì, tranquillo. Sei quasi arrivato a casa? Guarda che bel panorama. Oddio, a me piace, poi non può piacere a tutti. È sempre lo stesso, sì. Forse c'è un treno in arrivo. Sì? Lo senti? Eccolo, lo vediamo. Sì, oh, finalmente lo vediamo. Perché va da questa parte qua. Vedete, anche il trenino. Mio papà era un grande appassionato di treni. Niente, ti sei perso il treno. Scherzo. Ti sei perso che hanno fatto un po' di bot e che... sai dove sono andato prima? Stavo andando dalla parte opposta dove sono andato che stavo cadendo quasi. Sono andato di là, a un certo punto mi si è bloccato tutto perché... Non la live, Perché c'era un recinto con le oche. C'era un recinto con le oche e non si poteva più andare avanti. Anche a me piacciono molto, mio papà mi ha fatto venire la passione. Cioè, non c'ho la passione come c'ho per le automobili, però mi piace molto vederli, quindi ci sta. Occhette, occhettine. Facevano un casino prima, sarà stata 20 minuti. Se tu non l'hai vista, allora tu non l'hai vista, quindi da quant'è che sei andato via? Da 20 minuti? Ecco, fai conto, da quando tu eri andato via. Quindi fai presto a fare il calcolo. Sono sudatissimo. Te credo che sono sudatissimo. Sono comunque con la giacca. Non fa freddo, per niente fa freddo. Poi mi muovo, è normale, però non posso scoprirmi. Se poi sono sudato e mi piglio qualcosa, no, non sta né in cielo né in terra. No. Hai visto mia sorella e mia cugina? Dove? Ma dai, vai Giovanni. No. No, come faccio a averle viste, Matteo? No. Ah, un altro treno! Però stavolta va dall'altra parte. No, si vede il piazzo, capito?
Torno di nuovo da me. Telecamera. Ah, nel recinto. Recintino, tra l'altro. Recintino piccolo. Fatto da poco, magari 15 anni che c'è sto recinto. Però io non ho mai visto quel pezzo bloccato. È quello che ti dicevo, che se tu vai oltre praticamente, se prosegui di lì, dove è stato bloccato, vai a finire praticamente al Ponte Bormida. Ma fai tanta di quella strada, anche perché passi in un punto che c'è uno slago. C'è su YouTube un video che avevo fatto un mio amico col quad, che faceva il pirla lì, no? Ed è proprio in quel punto dove dico io. Solo che adesso o quella strada lì non esiste più, o esiste, ma come ci si arriva? Boh. Una domanda perché sudi facilmente. Bella domanda. Allora, qua è normale che sudo facilmente, perché se io, guardate, forse ti do la risposta. Uno, due e tre. Voi direte, minchia, ma quanto ne hai? Sì, ma ragazzi, ma poi a una certa ora, quando il sole si abbassa, non fa più tanto caldo. E poi un'altra, un altro motivo, meno influente, che mi... oh, DJ Wappa, buonasera! Un altro motivo è che appunto mi emoziono. No, no, dai, mi vergogno a dirlo. Comunque il motivo principale è quello. Mica, ma c'ho il culo quadrato, ragazzi, c'ho il culo quadrato. Mi sposto un po'. Mamma mia, ragazzi. Eccoci qua di nuovo. No, sto un po' in piedi perché però è già vedete, c'è già un colore diverso, una colorazione col colore del sole cambia un pochino. Quando voi siete capaci di visitare Piacenza, vengo, faccio una foto. Sì, Piacenza ero venuto fammi pensare, più di 10 anni fa. Più di 10 anni fa con un mio amico, perché avevamo degli amici a Piacenza. E allora, poi vabbè, ero venuto nel 96 perché mio padre aveva presentato il suo libro, uno dei suoi tanti libri, che lui scriveva articoli su uno dei compositori più grandi al mondo, che un giorno conoscerete, ma ci vuole sempre il suo tempo. Riconnessione alla CH. Che senso? Cosa vuol dire riconnessione? Non capisco, Baggi Giovanni, sta laggando? Ma fino adesso andava bene. Ragazzi, sta laggando per caso? Bargi Juan, voglio capire, mi dici riconnessione su quelle parole? No, non lagga. Ah, e mi dice riconnessione alla chat. Sei tu che avrai dei problemi, cazzo. San Salvatore siete affunto. Ma è Bargi Juan che abita in mezzo ai lupi. Ecco, dove abita te, Bargi Juan? Più merda del melo, scusate. Dove abita Bargi Juan? Non è tanto diverso da qui. È così, però ci sono le palazzine, cambia quello. No, no, vedi, non sta laggando. Bargi Juan, guarda, sono le tue... No, scherzo. Così. No, infatti, non sta laggando. Non capisco, deve essere... Ma sì, ma è Bargi Juan che c'ha il telefono maffo. Allora, sì, c'è un po' di... Allora, ci mettiamo un po' più giù. Cioè, guardate, oh, se il sole non va diretto a rompere le scatole alla fotocamera, viene anche un bel effetto, guardate, il sole che scompare, il sole che torna e non dà fastidio. E vedete che pian piano sta anche qua cambiando la luce. Perché appunto non sta ancora tramontando, ma in certi punti il sole va via prima, tipo dove siamo noi. Magari se andiamo in un punto della città, il sole è ancora non alto, ma più basso, più alto di adesso. Guardate, vedete, di lì si va, sapete che non mi ricordo dove si va. Comunque, possiamo anche... Aspettate, questo non l'avevamo visto prima. Marione, ce l'avevamo già passati di qua, ti ricordi? No, chiedo a te, perché domani magari mi dici che cazzo ne so io. Ma non mi sembra... No. No, Marione, non ci siamo passati prima qua. Me lo ricorderei, no? Chiedevo a te per se ti ricordavi magari che... Oh, ecco, allora adesso ci mettiamo su questa pietra. Boh, ok. Oh, vedete? In mezzo... Levati te.
qua dove vedete tutto sto casino di rami, beh, i sassi ci sono sempre stati, di rami e di quant'altro, era tutta sterpaglia che non c'era questa. Infatti quando venivo qua con i miei amici ci mettevamo seduti sulle pietre, tipo facevamo il gioco di lanciare le... Se provassimo anche adesso. Però ragazzi, non prendetemi per il culo perché faccio cagare in questo giochino, eh. Dai, più che altro, allora, prendiamo una pietra. Allora, ok, questa qua ad esempio, va bene anche questa. Marione, tu sei capace a fare quel gioco che devi lanciare... Mio papà era un genio. Scusate. Papà era un genio perché riusciva a farlo... Minchia, tutta l'ercia. Vediamo un po'. No, ho fatto schifo, lo sapevo. Quel gioco che praticamente devi lanciare la pietra, fa... e ti fa più saltini. Io non sono capace. Cioè, ci ho sempre provato, ma non ci sono mai riuscito. Sì, ma questo non... No. Ecco, ho preso anche il coso, niente. Niente, non è andata a buon fine questa cosa. Però mi diverto, ecco, tipo, mi diverto a lanciare le pietre nell'acqua, così. Ah, lo sai fare? Allora, allora, quando... Adesso mi diverto così. Mi diverto a fare del casino inutile. Allora, facciamo una cosa. Quando poi vieni a trovarmi, se il tempo è buono, ti munisci di scarpe come Dio comanda e veniamo qua e facciamo la gara. Cioè, non facciamo la gara. Te sei bravo. Ecco, invece io faccio cagare. E basta, mi sono già rotto. Anzi, no, scusate. Spero di non ammazzarmi. Sì, 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 no, ma non ci provo neanche. Allora tu, Marione, saresti stato, come si chiama, concorrente con mio papà, perché lui proprio si metteva d'impegno, fium, 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 faceva fare questi saltini spettacolari. Infatti io provavo, fa, ma non sei capace. No, non sono capace perché... boh, ognuno, sai, un po' ci nasci queste cose, poi un po' ci prendi la mano. Io non ci sono nato, non ci ho preso la mano, ci ho preso il piede, casomai. Ragazzi, camminiamo qua sopra? No, scherzo. Però l'acqua, dai, Mario e tutti quanti voi, ma vi sembra l'acqua, vabbè, non è cristallina, è ovvio, però vi sembra così lercia? A me non sembra che faccia così schifo. Cioè, sì, ovviamente non è che la berrei, nessuno la berrebbe, però dico, non è proprio un'acqua che dici fa schifo solo a vederla. È abbastanza, per essere qua in mezzo a questo fango, è abbastanza pulita e trasparente, credo, però volevo anche un parere vostro, so che comunque lo sosterrete perché è trasparente l'acqua, quindi cioè non è male, per essere in questo posto, che non è un brutto posto, non ci venivo, però per essere un po' abbandonato, il fango e quant'altro tutto, non pensavo che fosse così così lercia, ecco, tutto lì. Adesso stavo pensando una cosa, sì, guardate, il sole non è tanto di tanto alto, quindi penso che stia cominciando a dar giù, ma se vi dico, aspettiamo che vada giù e poi ci avviamo la macchina e poi vediamo il da farsi, vediamo un po' cosa c'è, se no poi ci vediamo direttamente stasera. Ditemi voi se aspettiamo che vada giù completamente il sole, o se non completamente la maggior parte, e poi andiamo verso la macchina. Dai, proponete che intanto la macchina ci dobbiamo andare comunque, e poi mi sa che devo cambiare le scarpe, penso. Adesso vedo, se magari non sono così lerci mi pulisco, perché non c'è neanche tanta voglia di cambiarmi le scarpe, detto onestamente. Aspettiamo che va, a parte che è già un po' andato giù, sì, praticamente è quasi sparito. Allora dai, avviamoci alla macchina, dai, sì. Però guarda, finché cala il sole, totalmente quando non c'è più sole, va bene, dai, allora stiamo qua. Ok, tanto a me non cambia nulla. Non cambia nulla, volevo farvi vedere che bello. Cioè, a me è un semplice ponte, però, cazzo, c'ha dei colori che... Oh, preferisco, ma sei nei campi a comprare la merce. No, qua, guarda dove sei. Guarda che schifo, cazzo. Aspetta, andiamo di qua. Aia! No, allora, DJ Wappa, ti spiego. Io qua
quando ero ragazzino, venivo con i miei amici e facevamo appunto queste cose. Cioè, 20 anni fa non c'erano i social, non c'erano tutte queste robe che ci sono adesso. Da un lato, per fortuna. E allora si passava il tempo stando in compagnia, ascoltando la musica col Walkman. Poi ci portavamo appunto magari dei giochini da divertirci così molto semplicemente. E poi facevamo il gioco che dicevo prima di lanciarle. Non so se tu l'hai visto, quando lanciavo le pietre che ho fatto schifo. Ecco. Facevamo questo, quindi era proprio un posto di relax. Ora chiaramente voi lo vedete. Dopo 20 anni, cioè io 20 anni fa ci venivo. In una stagione che è pieno inverno, anche se dalla temperatura tutto sembra fuorché inverno, ma dettagli. Però è rilassante, cioè, e più che altro DJ Wappa è come riaffiorare un ricordo. Cioè, io ho delle registrazioni, quando ancora c'erano le registrazioni con il registratorino, cioè, siccome non si poteva filmare, io ho sempre fatto comunque media. Solo che nel 2001 non c'erano gli smartphone, no, cioè c'erano i telefoni, ma c'era il Motorola, quello da 6.000 spanne. Quante pietre ho lanciato? Sì, dai, allora dai, aspetta, ne lanciamo qualcun altro, spero che non mi denuncia. Quella lì no, quella lì fa troppo schifo. Ah beh, questo dai che... Ah! Là in mezzo, dai. Ma non come fa... la faceva gara... DJ Wappa, anche mio padre era bravissimo, anche Marione, io sono sca... Ma poi quazzo, questo non è piatta, sembra una patata, guarda. Cioè, non è una piatta. Qua di piatte, ragazzi, non ne vedo, eh. Questo che cazzo è? Treno! Cioè, guardate come sto riducendo le ciospe, sono distrutte. No, qua piatte non ce ne sono. Ah, beh, sì, forse questa. Sì, insomma, non è proprio piatta. A parte che l'erce, è stato un molesto tira direttamente i massi. Ma ti tirerei, ma perché... Vediamo. Che schifo. No, forse ho fatto un saltino. No, ma... sì, questo... Tiro questo. Aspetta, tiro questo. Sì, vieni a sollevarlo tu se ci riesci. Poi ci svegliamo sudati, altro che. Comunque il sole, però, guardate che bello però, ragazzi, è veramente figo come cromatismo, chiamiamolo. Ci sta. E mandiamo la batteria. È quasi scarico, ragazzi, era il 99. È un'ora e mezza che siamo in live. È 20 quasi. Vabbè, con l'iPhone è normale, purtroppo. Ma. Aba. Cioè. Sarei fottuto senza power. Cioè, avrei dovuto chiudere la diretta adesso. Adesso non so quanto sto ancora in diretta. Non tantissimo, ma ancora un po'. Ma grazie al power bank. Problema adesso, nel power bank, secondo me è meglio metterlo. Dovrei trovare un punto dove... Vabbè, sì. Sì, ad appoggiarlo il telefono c'è. Se avessi visto prima WAP, eccolo lì. È ora di caricare il telefono. Forse l'avete sentito anche voi direttamente in live. È ora di caricare il telefono. È ora che vai a fanculo, iPhone. Perché, minchia, non è possibile, dai. Comunque... Ma, Marione, vuoi essere precisino? Cioè, finché il ponte è illuminato dal sole, guarda che magari sto sole qua va via fra 2 ore, Che tu hai detto aspettiamo che cali il sole. Guarda, ti faccio vedere anche il sole. No, vedi, adesso vado un po' più su. Qua ormai non è più. Prima, quando facevamo la live, c'era ancora tutto il riflesso. Ma adesso, sì, guarda, praticamente non ce n'è più. Dimmi tu, Marione, cioè deve scomparire tutto il sole di là? Minchia. Ciao proprio, allora. Prima che scompare del tutto. Direi che... Ah no, ragazzi, mica mio. Guardate, per un attimo. Ma va? Ah no, ma è già andato giù. Cioè, ragazzi, sembrava che non ci fosse la stradina. No, ma non è che aspettavo, perché mi piaceva vedere
il sole che calava quasi tutto. Dai, 5 minuti e andiamo, raggiungiamo la macchina. Che volevo stare un po' qua, perché sto bene qua. Cioè, se ci fate caso anche, non... cioè, ogni tanto magari, non lo so... boh, mi sento più tranquillo. Perché a me piacciono proprio i posti rilassanti. Poi, mi piacciono i posti anche non troppo affollati, tipo delle città in particolare, ma mi mettono lo stesso relax nonostante siano città mediamente affollate, però i posti più tranquilli io li prediligo. Poi dipende, dipende sempre. Ma più che altro che devo trovare un... adesso quando è al 15% andiamo a metterlo in carica, è al 18%, quindi mi sa che manca poco. Poi andiamo in macchina insieme e vediamo. Meno male che riesco a leggere la chat bene. Sto scendo ora, posso prendere un caffè e poi vengo giù. Ah, ok, io intanto non so quanto sto in live di preciso, però ci sono. Sono fuori casa fino a 5:30, 6. Ah, un sondaggio. Adesso. Ma voi direte, ha fatto la IRL, sta facendo la IRL adesso. Allora stasera le reaction non si fanno, stasera pausa e vai domani. Questo state pensando voi, vero? No, no, scherzo. Oh, ditemi voi, io la faccio sempre volentieri la live, lo sapete che mi diverto. Però avendo appunto fatto una IRL, magari pensate, vabbè, ho fatto la IRL, dai, oggi... Ah, ok, sì, fammi sapere. Ragazzi, Marione anche, vero? Quanta è la batteria? Tra poco bisogna metterla in carica. Anzi, merda, anzi la mettiamo adesso in carica, cazzo dobbiamo aspettarla. Torniamo nel nostro punto. Allora, Marione, non mi ha risposto. Anche non si vince, ditemi voi se... Dice, ed è fatto la IRL, la live normale la facciamo poi domani sera. Magari voi pensate così, se volete. Cioè, più che altro chiedo a voi, cioè io sapete che su vostra compagnia sono sempre strafelice. Quindi, dimmi, ero distratto. No, dicevo, ho detto, ma aspettate che metto... Aspetta. Fai vedere? Ok, in carica, perfetto. C'è il power bank. Sì, comunque ci avviamo verso la macchina adesso. No, ho detto, magari voi pensate, in generale, ha fatto la IRL, anche più lunga del solito, perché è forse una delle più lunghe, credo, contando che le interruzioni che aveva a Capodanno per il problema della linea e quant'altro. Magari pensate, oh, ora cala il sole, ci sta. Pensate, ha fatto la IRL, e allora, oggi, stasera... Invece, visto che ha fatto la IRL, non fa la live la sera e la porta domani. Se per voi, boh, cioè, io sapete che lo faccio sempre volentieri, però magari... Ah, il cane capace. Però magari se fosse, posso... Io la faccio... infatti, no, ma io dico, magari pensano, ha già fatto la IRL, di nuovo stasera, che palle. Avevo paura che pensasse questo. Ah, ho visto adesso una cosa, guardate. Allora, vedete là, non posso fare zoom. Ah sì, si può fare zoom. Ah minchia, non me... Ah, vedete là, quel metro? Praticamente, lo sapete cosa significa? Quando venne l'alluvione, nel... se mi ricordo in che anno, 94 sembra... L'acqua arrivò fin lì, ragazzi. Voi dite, vabbè, ma è bassa. Bassa? Bassa? Direi proprio di no, Aspettate. Ok. Direi proprio di no, bassa, perché vedete dove c'è quella fare lì? Sì, vabbè, non era neanche altissima, però, ragazzi, non si poteva girare con le macchine. Come per te uguale? Ah, vedi, per te uguale. Dici, chi se ne frega se non faccio il pomeriggio. Ah, la sera, vedi? Grazie, Marione. Grazie perché... Io vado, poi dico sono da Reca, sono a Panorama. Va bene,
Matte, ci aggiorniamo dopo. Intanto io adesso vado alla macchina. Se non mi ammazzo prima. Ok. 6 metri. No, 6 no, ma insomma lì. Non è poco comunque. Hai visto Marione? Oh, se fai la live uguale, se non la fai cazzi tuoi. No, scherzo. Beh, io la faccio stasera se so che la gente dice... Perché mai dite, vabbè, non farla la live. Io devo essere sicuro. Quanti? Saranno 4. 4, 5. Adesso occhio, eh. Dicevo che se... È ora di caricare il telefono. Ho appena messo il caricabatteria. Se so che i miei seguaci non vedono l'ora comunque di rivedermi in live, io vado anche stasera. Cioè, ho detto, facciola... Cioè, non ho pensato veramente. Faccio la IRL e poi dopo niente live serale. Bisogna vedere, cioè se i miei follower dicono, ma no, ma come? 3 minuti 5? Cioè, altri 5 minuti dal video, dici? Altri 5 minuti oggi? Quello intendi, non si vince? Adesso stiamo tornando alla macchina. Di quel video. Sì, dico, partendo dal minuto 5. Grazie, grazie mille del follow. Che avevo già... Sì, no, no, ho capito, non si vince, ma tutto vuoi guardare, perché sono 17 minuti. Così abbiamo, se no non abbiamo spazio per tutti i video. Cioè, devono essere video comunque... Non troppo, se sono video di 20 minuti non posso metterli, mi dispiace. Cioè, se no sono veramente troppo lunghi. Se fossero un video e basta per dire, tu mi riscatti sto video. Comunque era giusto di qua, sì. Mi riscatti sto video e c'è solo lui, ok. Però, 5 minuti come io. Ah, ok, ok. Infatti l'avevo chiesto, non avevi più detto niente. Va bene, va bene. La possiamo fare come validità. Dovresti riscattarlo di nuovo, ma proprio perché sei tu, eh. Guarda come ti tratto bene. Eccoci qua, siamo arrivati, vedete? Sì, sì, è sempre quello di ieri. Tu, per sicurezza, se vuoi rimandarmelo una seconda volta, sempre per... Non per sicurezza, perché... Guarda, che parla. Benvenuto, scimmia arrabbiata, benvenuto nella nostra community. Questi mi sembrano account normali, no? Questi subito si dovrebbero capire, almeno penso. Sì, 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 sono account normali questi, vero Marione? E anche non si vince? No, perché bisogna farci l'occhio su sti bot, ma questi non lo sono bot. Oh, adesso torniamo alla macchina. Eccola qua. Eccoci qua. Allora, controlliamo se le scarpe non abbiano... Era una bossa, avevo messo solo... No, non è un bot, no, infatti. Infatti non mi sembrava il nome di un bot. I bot li riconosci perché hanno tutti cose strani. No, benvenuto, scimmia arrabbiata. Infatti, vedi, io non l'ho... Cioè, ho detto, non dovrebbero essere bot. Infatti, non avevo sospetto, però ho detto, questo è un nome normale. Quindi, infatti, benvenuto, come stai? Cazzo, ragazzi... Ma secondo voi posso guidare caffè? Sì, dai. Faccio una bellissima cosa, raga. Siccome qua c'è molta erba, faccio un po' di pulizia qua. No, forse anche peggio. No, più che altro l'importante è che non siano infangate. No, non sono... Aspettate. Sono infangate, no, guardate. No, figurati, non è fango questo. Allora, ragazzi, facciamo una... Metto il telefono qua nella solita posizione. Aia. Ok. Sono andato a cercare. No, sì, mi sono andato praticamente a fare un giro dove andavo sempre con i miei amici quando 20 anni fa,
C'è questa parte in Alessandria che è molto tranquilla, è un posto tipo isolato fuori in campagna. Solo che adesso io, a me non ti metti di andarci oggi, ma d'estate è molto più transitabile. Adesso ovviamente ci sono le sterpaglie, anche perché oggi è il primo giorno bello, eh. Oh, Cora! Ciao carissima! Benvenuta, benvenuta! Come va, come va? No, stavo appunto dicendo che sono andato a fare questo giro nelle campagne perché... Dove cazzo, scusate, eh? Allora... Porco deca! E ho le scarpe leggermente, ma leggermente, ma proprio a malapena, leggermente bagnate. Quindi... Come va, Cora? Che racconti? Quindi adesso, ragazzi, mi dovrei cambiare le scarpe. Però devo fare... Mi metto dietro. Comunque, Cora, sono contento che sei tra noi. Contento che sei tra noi, sì. Aspetta, eh. Ah, sì, oh, là, lo faccio da qua, ragazzi, minchia. Non posso farlo da lì, dai, è troppo un casino. Bene, bene. Mi cambio le scarpe perché... però, cazzo, dopo se scendo... Ah, che palle qui. Ma cazzo, scusate. Perché c'ha dei contatti sta macchina, no? Oh, signore, ma come... No, devo uscire di qua per forza. Sì. Vabbè, allora facciamo una cosa, no, facciamo di meglio, ragazzi. Siccome viene un casino, faccio così, adesso vi leggo, un attimo. Mi sto pulendo sui tappetini che intanto poi devo pulirli, no? Mi pulisco sui tappetini così, sì, ma poi ripasso da qua, no? Non mi sono organizzato da qui, scusate, aia, porco Deca, tutta colpa di Deca, sempre colpa sua. Boh, eccomi qua, ragazzi. Scusate, ma faccio una cosa. Ci siete? Che macchina? È l'Audi A3 del 2010. No, ho fatto una cosa più semplice, ragazzi. Me le cambio sì le scarpe. No, ragazzi, non posso guidare con quelle scarpe. Cioè, poi se schiaccio i pedali... No, diventa una cosa veramente improponibile. Allora, e questo sacchetto, guardate come si chiama il sacchetto. Aspettate, no. Dai, mi fate compagnia in questa piccola avventura. Guardate il sacchetto. Oh, ma ti togli? Bravo. Ma DJ Wappa? No, comunque. Purtroppo ancora no, in questa macchina no. Ancora no. Però in questo punto, sì, vabbè, mi dissocio comunque, sì. No, con questa macchina comunque, con la Leon. Per la cronaca. Non potevo non avere un... Oh, ce la può fare. Non potevo non avere un sacchetto del Saturn. Ecco da dove proviene la mia... Diciamo, la mia... Il mio vecchio nome. È da lì che proviene. Aspetta, Cora, che... Hai scritto qualcosa? Ah, bene, ok. Oh, scusate, ma dai, ma le macchine sono mie, non fare molto. Ho capito, ma se è un periodo che non c'è trippa per gatti, che ci posso fare? Non è colpa mia, purtroppo. Guarda, si vergogna di dire. Diciamo che scimmia ci ha preso in pieno. Ragazzi, sì, c'è vergogna di dirlo, ma magari poi col tempo mi sciolgo, anche se non sono un gelato. Oh, dai, che ce l'abbiamo fatta, dai. Oh. Ragazzi, ma che scarpe, dai, è tutto fangoso, dai, non era possibile. Non dite che è schifo perché è fango, non è merda. Quindi. La cosa brutta però è che adesso devo dargli poi una lavata. No, era veramente improponibile guidare queste scarpe. Allora. Ok. Cosa si vergogna, ma la cagare. Sì, sono molto su queste cose, sì. Su queste cose, sì. L'ho sempre detto, io con le ragazze sono molto timido. Ma intanto non ho speranze con le ragazze in generale. Ma non perché... Non lo so. Se deve venire, viene. Non mi dispiacerebbe affatto, perché è una bella compagnia femminile. Però io, sai, non voglio più di avventure. Cioè, non è che abbia mai avuto avventure ufficialmente. Però ho sempre desiderato avere ragazze ultimamente... Proprio da farci una storia seria. Perché anch'io ho un cuore, ragazzi. Non sembra.
Sono single, sì. Ma scimmia, sei maschio o femmina? No, curiosità mia, eh. Non per altro, da capire. Solo così, una mia curiosità. Comunque sì, sono single. Ma ti pare che uno brutto così sia fidanzato? Con chi? Ah, sei femmina? Ah, ok. No, dico, ti pare che uno brutto così sia fidanzato? È quello. Comunque sì, sono molto timido io con le ragazze. Lo sono sempre stato, chi mi conosce bene lo sa. Non è vero che... Ti ringrazio. Cioè, in questo momento mi vedi nella peggiore delle situazioni, perché sono qua, strasudato, però felice di essere con voi. Io spero che tu, scimmia... Ma sta zitto! Oh, è rotto il cazzo! Io spero che tu ci sia anche alla sera nelle mie live. Io le inizio alle 9 e finisco verso le 10 e... No, che cazzo dico? Verso l'una di no, verso mezzanotte. Quindi ce l'abbiamo fatta. E poi finisco verso mezzanotte, mezzanotte e mezzaluna. E porto un po' di contenuto generico. Portano, no, occhi verdi e azzurri, dipende. Dipende dal momento. Più sono azzurri di più, eh. Adesso forse in base a come la luce del sole. Minchia, ragazzi, sto sudando come non so che cosa. Ah, ok. No, non ha scritto in privato. Anche se mi scrivevi dopo, però, vabbè, dettagli. E dicevo, scimmia, se vuoi seguirmi anche di sera, sarei contento, perché io porto, ti spiego, pratica porto reaction, ma non dei soliti video, dissing, io porto cose che magari possono non piacere. Tanti dicono, vabbè, ma sono cose vecchie, o antiquate, che nessuno guarda. E invece proprio per quello, io voglio far appassionare il mio pubblico senza obbligarlo. Ce la posso fare? No, ancora niente. Senza obbligarlo a praticamente appassionarsi a quello che piace a me. Li porto mano a mano nel mio mondo, diciamo, no? E tu, scimmia, se vuoi essere dei nostri anche alla sera, sarei molto contento come sono con tutti voi. Aspettate che qua c'è... Madonna, è tutto da spannare i vetri, madonna, tutto... Ah, Marione, tu non hai la patente, mi sa, però la sapevi sta cosa che mi ha insegnato un mio amico? Certamente nessun problema. Ah, grande, grande. Abbiamo un follower in più la sera. Della nostra grande famiglia. Questo mi fa strapiacere. No, dicevo, Marione è chi ha la macchina. Lo sapevate? Dimmi, guarda, Marione. Chi è che ha mandato? Ah! Povero Marione. Vabbè, oh, sono le belle fanciulle, giusto, trattare. Poi le fanciulle in generale. Cioè, la bellezza, quella è la bellezza esteriore, conta fino a un certo punto. Però poi col tempo scompare. La bellezza interiore di essere una bella persona dentro è una cosa che ti rimane nel tempo e sei quella, sei vincente. Marione tromba, beato lui. Almeno lui tromba, beato lui. Beato lui, Marione senza patente. No, mi sembra che non ce l'abbia. Vabbè, però chi ha la macchina di voi me lo può sicuramente confermare. Cioè, quello che dico, lo sapevate? Che se voi siete in macchina dovete fare spannare il vetro per far spannare più velocemente, anche se qua ci sta mettendo un'eternità, dovete accendere l'aria condizionata e il vetro si spanna in pochi, meno di un minuto più o meno. Io adesso finché non si è spannato un po' non posso andare via, non vedo un cazzo, quindi devo aspettare per forza. Anch'io voglio conoscere. Ragazzi, anch'io sarei curioso di conoscere Cora, ma non glielo chiederei mai, perché io sono timido. Io, a me, se piace una ragazza, rischio che perdo l'occasione. Perché sono timido, ve l'ho detto. No, la guida è a sinistra, però mi ha spiegato che quella è una cosa proprio di Prism. Mi ha spiegato Marione, se non vado errato, che Prism fa le live a specchio. Quindi io sono a destra, ma in realtà sono a sinistra, ovviamente. Oh, missile, carissimo! Buonasera, come andiamo? Comandiamo? No, missile, ti sbagli proprio. Non, quello è Giulio, non io. Mi dispiace, ma io sono all'antica, mi piace questa. Sarà difficile riuscire a beccare perché sono timido, ma mi piace questa, mi dispiace, missile. Non sono proprio io. No. Fidanzatissimissimissimo. È giusto. Ma come non sei geloso di Wappa?
Poi comunque io ho tante amiche che non sono, che sono fidanzate, ma sono grandissime amiche. Anzi, fanno più confidenza a me che loro fidanzati, perché sanno che io se dico una cosa, se loro dicono qualcosa a me, io assolutamente non la vado a dire in giro. Ma chi missi? Non dire cagate, va, non dire cagate. Proprio, guarda, tutto posso fare tranne quella. A me piacciono le... Nulla contro chi piacciono gli uomini, perché sono gusti, ma a me piacciono le donne, tutto lì. Assolutamente nulla contro chi piacciono gli uomini, però personalmente il mio gusto è delle donne, semplice. Soprattutto perché io sono stato male per una per 9 mesi, dopo 2 anni di relazione. Ma cosa gira sta voce? Ma smettila, va, gira sta voce. Sarebbe diffamazione, lo sai che c'è la denuncia in quel caso di diffamazione. Ma non è vera sta cosa, ti fai cazzato. A Santo piace la passera. Bella lì, bravo, dice Wappa. Glielo dica al buon missile, glielo dica. Anche mai te l'ha detto, ma sì, poi ti svegli sudato. Glielo dica missile, dice Wappa che a me piace la patata. Poi che faccia difficoltà, ma perché non è partita? Ok. Poi che faccia fatica a trovarla, perché quello che sono brutto. Ok, beh, scimmia ha detto che non sono brutto, per fortuna. Però, ripeto, quello che conta non è tanto il fatto della bellezza esteriore quanto quella interiore. No, ho capito, ma infatti, missile, adesso a parte le battute, cioè non c'è nulla, sono gusti, ma non è, sì, infatti, ma i miei sono gusti normali, nel senso, classici, volevo dire, scusate, sto cercando di stare attento qua, non prendere le buche e straparlo. Ma che, ma va a cagare, va, mi piacciono le donne, boh, basta, mi piacerebbe avere una strada un po' meno, vabbè, non mi posso lamentare che ci sono le buche qua, se vedessi com'è piazzata la strada, però è anche meglio di come l'avevo vista prima, perché anni fa era tutta quei sassolini e rischiavi veramente di spaccare qualcosa. Ma se l'aeroporto, io dici? No, scimmia, sono a parte mi si è lavata la macchina, sono in una stradina che esce dalla città praticamente, dal quartiere, e poi vado, proseguo e finisco in quella zona un po' di campagna, anzi parecchio di campagna, che avete visto prima. Certo, non è male che ti piacciono i maschi, ma chi dici? Chi dici? Sì, certo, vai proprio. Se siete convinti voi, basta esserne convinti. Scimmia, dunque, io praticamente fino all'anno scorso facevo il Corriere per Delivero, poi purtroppo non sono arrivati dei momenti e il lavoro è calato tantissimo, quasi praticamente a zero, infatti tutti quelli che erano da Delivero non ci sono più, me compreso. Poi vabbè, ho avuto un periodo buono, che sono andato un periodo in Germania, ma io ci vado tutti gli anni perché sono innamorato di quella nazione, infatti su questo canale la parte principale parla proprio della base del basamento tedesco. Ecco, se lagga adesso ragazzi non è colpa mia, lagga perché qua la rete fa schifo. No, non mi interessa missile, presentala Giulio. A me piacciono le ragazze, ribadisco. Non fare la traumatizzata. Ma sì, vabbè, perché sta... di Alessandria sono. Ciao Antonip, nuovo follower, ma non è venuto fuori nei seguaci. Scimmia arrabbiata, viaggia e rompe i coglioni. grazie, no, soprattutto viaggio, sì, rompo anche i coglioni, ma c'è chi gli si vuole. C'è chi vuole farsi dirompere, quindi io ragazzi faccio la mia vita senza disturbare nessuno. Poi vabbè, ovvio, si sta a scherzare, infatti me lo dice sempre Marione, ma io infatti non me la prendo, cioè sono permaloso di mio, però insomma dovete anche, chi mi vuol bene mi prende per così. Aspetta ancora che ti leggo un attimo, che mi fermo di qua, che intanto non ho una... Ah, sono le 5 già. Sono l'altro, non stavo pensando al fidanzato di Gotta. Cora, smettila, anche tu ti ci metti. Io sono single e mi piacciono le donne. Oh, ma siete cocciuti, eh? Ma certo, ma roba, ma, no, ma è ovvio. Ma poi il fatto che non sono fidanzato da tanti anni non vuol dire. Cioè, vuol dire che sfiga questa, però. Piace il pedale. No. Ma te magari sì, missile.
Ci vedo bene, insieme, tu e Dani. Siete una bella coppia. No, sì, pelati pomodori. Se essere sincero, nemmeno più di tanto quelli, Però... Però sì, dai, diciamo che i pomodori in generale non mi dispiacciono. Mi ha fatto tutto nuovo. Salto, le donne pelate ti piacciono? Preferisco, io sono un amante delle donne con i capelli lunghi, lunghi, lunghi. O quelli a caschetto così mi fanno impazzire. Poi se hanno i capelli corti e sono carine, lo stesso, non è un problema. La cosa importante è che siano ragazze serie. Se sono delle sbaldrappate, non mi interessano. Cioè, rifiuto l'offerta e vado avanti. Non mi guarda mica come la stessa. Ma infatti, ma Cora, ma adesso, spiegare le cose. Non ho detto che sia qualcosa di male, ma se a me piacciono le donne, non vedo perché devo cambiare idea, quello. Capisci cosa intendo? Ecco, sì. Devo ammettere una cosa che non è. Cioè, come tu missile, che sei miliardario, non la metti? Uguale. Ma tu sei miliardario, quello è il fatto. C'hai i soldi che ti escono dalle tasche proprio. Beato te, cazzo. No, no, io non sopporto le donne. Io ne conosco una, per fortuna non la vedo da tanto. La ex di un mio amico, di un conoscente. Ma il fatto che era proprio un condominio, cioè non aveva denti questa. Non aveva denti, zero, proprio una cosa assurda. Proprio zero. Oh, Crick, buonasera, come andiamo? Ma mi sa che il caffè non lo prendiamo a sto giro, No. No, perché non c'ho voglia, preferisco stare qua con voi. Il caffè se forse lo prendiamo in un altro momento. Ci spostiamo da un'altra parte, quello sì, adesso infatti sono in macchina. Vediamo un po' dove mi ispira. Beh, qui in Alessandria mi ispira ben poco, Ci stiamo a vedere. Grazie di essere passato, grazie Crick, è bello sapere che passate per salutare. Ma qua è molto importante quelle con i denti sporchi. Ah bene, anch'io cazzo, no. Ma per fortuna tutte le ragazze che ho avuto sono state perfettamente a posto coi denti. Cioè non. No, c'è stato un caso, vabbè, ma lì. Non voglio entrare nei dettagli perché gli ho detto a un certo punto. Insomma. Sistema sta cosa, una cosa un po' particolare, però per il fatto, scusate, dei denti no, mai avuto problemi di quello, per quello zero assolutamente. E che è, scusate, che c'è l'ambulanza di, no, c'è la sirena dietro. Hai mai visto Tanino Thomas? Sì, Tanino Thomas. Ah no, è dall'altra parte. Tanino Thomas lo guardavo con una mia amica che lei gli disse: oh signor. Però aspettate, cosa è successo? Incidente? Cosa ha fatto quello? Ma uno si è piantato. Ma no! Ma dai, uno cosa fa? O si è piantato? Non lo so, c'è una macchina piantata in mezzo alla strada. Dicevo, sì, Tanino Thomas lo vedevo quando tornavo a casa dopo che giocavo, andavo a vedere i miei amici giocare, no? Praticamente facevamo la partita, ci andavamo a bere qualcosa, poi tornavo a casa e guardavo com'è gelosa, con un'amica, sì, e sarebbe, loro la conoscono, la sorella di Deca, è un'amica, ma l'ho vista praticamente nascere, no, aspetta, che nascere, crescere, era piccolina, era la sorella di mio amico che conosco sin da piccolina, e lei piaceva, diciamo che la trattavo un po' come fosse una nipote. È una sorta di nipote, più o meno. E boh, quindi sì. Ma adesso fa così caldo. Tu invece scimmia arrabbiata. Come mai questo nick? No, così, per curiosità. Poi se vuoi ti svelo anche il mio. Sei un diesel? La macchina è diesel, sì. È un gasolio. 1.900 turbo diesel. Con un pieno faccio più di 1.000 km. Se ovviamente mantengo una velocità di crociera non elevata. Ma si sente, né? Ciao Crick, grazie di essere passato. Quanti chilometri ha? Ne ha fatti 170.000 in... Allora, io l'avevo comprata usata esattamente il 21 di gennaio, sono 2 anni che ce l'ho.
Quindi in due anni era 136.000. In due anni ho fatto, minchia, 34.000 chilometri in due anni praticamente ho fatto. Grazie, grazie, grazie Crick di essere passato, un abbraccio, perché tutti noi siamo scimmie e siamo sempre arrabbiati. No, vabbè, ma sicuramente sono convinto che anche se il nick è quello, tu sei una ragazza bellissima. Ma a prescindere, io ti adoro perché sei una mia follower, punto. T'ho detto, quello che conta è come è una persona. Quindi, poi avere delle ragazze in chat per me è un onore. E manuale? Certo, certo, cambio manuale, non mi trovo con l'automatico. Cioè, a me piace il sapore della guida, proprio cambiare, fare, girare, brigare, cioè, mi diverto un casino. Ragazzi, larga mica la live, eh? No, domanda mia personale. Da sapere se lagga, per curiosità, perché questa zona qui di solito non è che prende. A parte il fatto che posso guardare benissimo il... No, non fa laggando. Stranamente prende anche tanto, perché adesso sono qua dove c'è Media World, più o meno, no? Prego, prego, scimmia, ci mancherebbe. Cioè, allora, io... A me piacciono le ragazze con i capelli lunghi, in un certo... Diciamo che non ho una cosa specifica di... una ideale specifico di ragazza. Però... mettiamoci qua, dai. Però... quello che mi interessa è che appunto una ragazza sia... di buon cuore, sia seria, la simpatia, ragazzi, la simpatia. Se una ragazza non è simpatica, perde punti. E ho spento il motore nello stesso punto. Io costo di 10 elisir, cioè 136.000 km. No, per un Audi A3 136.000 km da usata non sono tanti. Allora parliamo della Golf quando ne aveva 180.000, che l'ho presa a 180.000 km. Questa qua è, come si dice, rispetto all'altra è nuova. Poi comunque un diesel sopporta più chilometri. Poi queste macchine qui hanno una resistenza motoristica e di carrozzeria, anche se le carrozzerie fanno tutte schifo. Non lo so, ma fidati, non sono tanti per questa, fidati. Chi l'ha guidata prima è una persona che andava sì e no avanti e indietro dal suo negozio, quindi 136.000 km per una macchina del genere non sono tanti. Un po' me ne intendo, tanti anni che ho queste macchine, quindi cioè non sono pochi, cioè che sono un po' sovrappesi. E vabbè, poi non vuol dire, cioè anch'io, guarda che anch'io sono in sovrappeso un po', se stiamo a vedere, anzi non se stiamo a vedere, anch'io sono un po', quindi. Poi quello che conta, ti dico, io una volta mi piaceva una ragazza che era, come dici tu, un po' in sovrappeso, non che fosse chissà cosa, magari, cioè, non piaceva alla massa, no? Andiamo in palestra insieme? Questa è una bella proposta, però dipende dove abiti, perché se dipende se non siamo lontanissimi, io mi muovo spesso, però appunto dipende anche la distanza. Scusate se mi fumo una siga, non scendo neanche per stare in vostra compagnia, tengo giù il finestrino. Unico proprietario, sono il secondo, sì, praticamente unico proprietario. Cioè, è passato a me, sono diventato il secondo, quindi unico proprietario, sì. Ma sì, Cora, tranquilla. Oh, è l'unico vizio che ho. Bevo ogni tanto la birra buona in Germania. Qua, quando capita, è l'unico vizio che ho. E poi fumo pochissimo al giorno, fumo 10 sigarette al giorno, che sono poche. Ah, nelle Marche, cavolo, non siamo vicini, accidenti. Ma se posso, una domanda così, quanti ne hai? Così, curiosità, è una mia curiosità, non... Io se ti dico la mia età, poi vediamo se la indovini. Dai, 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 vediamo se la indovini. Allora, secondo me tu hai 21 anni. Sono tante di sigarette. Ragazzi, una volta me l'ho chiesa la mia ex e finì male. Quindi no. Lasciatemi l'unico vizio, tra virgolette, che ho. È l'unica cosa che almeno mi stempera anche un po' la tensione, ragazzi. Buttiamo, apriamo anche di 37 anni, allora siamo quasi coetanei. Cioè, tu sei più giovane di 5 anni. Io sono dell'80, quindi fai presto i calcoli.
dell'80, 42, vecchio, sono un vecchiaccio. Però sono belle queste giornate, eh. Attenzione, salto va in palestra con fine. Chi lo sa, DJ Wap, può essere sempre tutto, eh. A parte che ti dico, io ormai ho perso le speranze in generale, non so, c'è qualcosa che non piace alle donne di me, non... questo non lo potrò mai sapere, mai, perché comunque io fino al 2013, cioè sono già passati 10 anni, fino a 10 anni fa io avevo comunque storie, magari che non duravano tantissimo, ma in ogni caso avevo lasciato tutto acceso, frequentavo molte ragazze, non allo stesso tempo, eh. Ah, una cosa, forse anche io sono uno molto fedele, cioè se sto con una ragazza, per me esiste solo lei. Pensate che sia uno, oh, ma tu dovresti, io non ho mai, ci crediate o no, ma la verità è questa, io non ho mai tradito mai una ragazza, mai. Piuttosto, se avessi voluto farlo, dicevo, guarda, non mi va più di stare con te, e allora andavo da un'altra, ma mai tradire. Cioè, proprio io non tradisco le persone in generale. Poi qualcuno magari pensa, ma sei un traditore. No, si trolla, si ride, si scherza. Ma mai queste cose qua. Guappa, sono convinto, hai ragione. Chi tradisce? No, io non ho no. Scimmia, hai sentito cosa ho appena detto? Volevo dire che io non ho mai tradito una ragazza nella mia vita. Mai. E mai lo farò, perché non è nel mio carattere. Non essere logoroico con le donne e le stanchi. Vabbè, ma qui in live se non sono logoroico, cioè, a poco sarò logoroico. Mi sta proprio sul cazzo che parli tanto, eh. E allora smetterò di farle live, no, scherzo. Qui in live è normale parlare tanto. Vabbè, ma è il mio carattere, guappa. Se noi non siamo noi stessi... Ah, sei arrivata a casa? Ottimo, bene. Tutto a posto? Cioè, se noi non siamo noi stessi... sì, infatti... Ma no, Wapa mi ha dato un consiglio, però ragazzi, stavo dicendo che se una persona è interessata all'altra, cioè, è così, se vuoi bene una persona, la prendi per... Voi mi amate, mi volete bene come vostro streamer, cioè, non potete pensare di cambiarmi, io sono così, bisogna voler bene per come si è. Cioè, se io sono, parlo tanto, è il mio carattere, non vado bene, pazienza, pazienza, non ci perdo certo io. Quindi... Vuol dire che se quella persona... No, ma lo so che non insulto. Però magari ci sono quelle ragazze che ci sono tantissime che non amano uno che parla tanto. Però anch'io vorrei una che parla come me. Io mi trovo bene, ragazzi. Cioè, questo è il mio personaggio. Oh, Aromarios, buonasera, benvenuto. Cosa Romarius? No, perché è scritto... Sono adesso, in questo momento sono davanti al media. Porco deca, maledetto, schifoso. Aia. Ma porco deca, maledetto. Aspettate. Sì, la live la faccio stasera, certo, come al solito. Certo, dici io ti voglio bene, Cora? Dici a me, Cora? No, perché magari sta parlando con voi in chat. Ah, sì, ci sono stasera, mi raccomando, scimmia, ti aspetto. Oh. Ecco, ora. Parlavi con me, né? Dicevi a me se ti voglio bene. Sì, certo che ti voglio bene. Siete dei miei follower, non posso non amarvi. Cioè, voi, al di là di tutto, i troll che si possono fare giustamente, cioè, voi siete qua a seguire me. Potete benissimo fare altro, potreste dire, ma chi ha voglia di seguire sto pirla? E invece state usando il vostro tempo per seguirmi. Per me è una cosa bellissima. E non posso non volervi bene. Non posso non volervi bene. Io quando faccio le live sono felice, perché sono con voi. Cosa importantissima. Poi Cora, se vuoi, lo so che tu magari sei magari da Dani più spesso, è giusto, perché anch'io ci sono la sera, però qualche volta se riesci a passare sono felice, se passate tutti, anche se mi chiamo Ricky, sono felicissimo di avervi qua con me,
perché è importante stare tutti insieme, divertirsi, trollare, ridere, ci prendiamo anche in giro, è bello. Cioè, il suo consiglio di Marione cercava di essere, avete ragione, intanto magari posso essere, sembrare un po' permaloso, però devo cercare di star più al troll, avete ragione, infatti prima anche con Missile che è passato giusto per le balle, però ha fatto bene perché è passato a salutare. Io mi sono aperto Tinder, ho avuto 3 mesi e non mi rispondono. Ah, anch'io ho provato Tinder, ma l'ho tu chiuso subito, una puttanata. Anche perché poi devi pagare se vuoi scrivere ad altre persone. Ho visto quelli, mi sto pisciando addosso. Ah, aspetta, io passo se... No, lo so, ma tu sei il mio mod. No, non si vince, infatti non dico niente di te, tu sei sempre presente. No, ma io stavo dicendo a tutti di passare se potete più spesso. Cioè, lo so che giustamente quando c'è la live da Dani, siete più da Dani che da me. Ma ci sta... Ah, ok, ci sta, no, ho visto le lucine, sono quelle di default. Ci sta, però se passate anche magari fate, potete switchare, cioè a me fate felicissimi. Danko, Danko le bravo, ha tanta pazienza Danko, sì. Infatti anch'io effettivamente voglio, cioè sta cosa della pazienza la voglio imparare da Dani, perché è importante. Io di solito non sono paziente, poi porterò anche dei gameplay, adesso a parte tutto. Mi faccio essere misterioso se non mi rispondono. Lo so, è così. Io se ci sei testo da te, se non ci sei da Danko. Ah, ok, ok. No, ma voi dovete andare quando dovete fare quello che vi sentite, ragazzi. Cioè, voi sapete che mi rendete strafelice quando siete con me. Però, quando, vabbè, ovviamente c'è Danko, giustamente, seguite come anch'io, eh. Però per dire, se vi capita lo switch, a me è capitato tante volte di seguire Dani, poi seguivo sul televisore un'altra, cioè seguivo più persone nello stesso momento per non perdermi. Per quello. E, comunque Cora veramente sei una ragazza proprio di cuore, lo sai. Una ragazza veramente brava, perché vedo che doni tanto a Dani. E, no, no, ma non sto, adesso non pensare che dici, ah, a Dani dona, a me no, ma io sono uno streamer appena nato. Poi le donazioni io non le ho mai chieste, se me le fate anche con un biz, con un... cioè qualunque cosa, già mi donate la vostra presenza. E già quella ha un valore inestimabile, uno. Poi se voi di vostra sponte, cioè spontanea volontà, volete donarmi qualcosa, lo fate assolutamente... Un bacio, ecco un altro abbonamento della nostra amatissima follower che è diventata adesso anche una modalità col Dre, passate in modalità col Dre, grandissima, grazie, 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 grazie. Ah, le hai regalato tu la sub, Cora, Cora, grazie, 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 grazie veramente. Cioè, queste cose, vedi, io ho fatto, già il follow a me piace, perché sono contento che voi mi seguiate. Poi se si abbonano vuol dire che mi danno fiducia, ragazzi, e io la fiducia non ve la, come si chiama, non mi viene il termine, se non, non vi deluderò mai in poche parole. Infatti vedete sta live qua a Irla, l'ho fatta così spontaneamente, però effettivamente è stata simpatica, comunque c'è stato questa conoscenza, questi followers, addirittura l'abbonamento, poi Cora che ha regalato la sub, grazie, grazie Cora, Cora ma te sei troppo brava, ma veramente sei troppo brava, ti meriteresti veramente tutto il bene del mondo, come vi meritate tutti, tutti, qua non c'è nessuno, assolutamente nessuno che sia meno di un altro, siete tutti sulla stessa linea, tutti insieme a me a seguirmi, e questo mi rende non felice di più. Oggi giornata di follow, ieri stanno dando i suoi frutti, è vero, le IRA stanno, è vero, in effetti, beh, è l'unica IRA che ho fatto, ma io Marione le farei più spesso le IRA, però quando faccio le IRA, allora ieri ad esempio, prendo ieri come giorno, no? Non mi sono abbonata, ma ti ho regalato la salva scimmia. Ah, sì, 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 lo so, lo so. Beh, Cora, se ti vuoi poi abbonare anche tu, sei libera di farlo, eh. Lo sai che se, vuol dire che se ancora, mi dai ancora più fiducia, ma devi scegliere tu, io non chiedo niente. E quando vedo queste cose sono felicissimo. Aspetto, quindi se sono bello, scrivo prima anche senza poi. Non si vince, vai tranquillo, vai tranquillo. Non c'è nessun problema. Anzi, grazie di esserci sempre. Cosa stavo quindi dicendo? Che appunto, volevo fare magari una ieri, ma nel posto dove sono andato oggi, cioè secondo voi, no infatti Cora, ma infatti, ma attenzione, io non ti ho detto sabati, non mi permetterei mai, però ho detto quando lo vorrei fare, sentiti libera di fare come vuoi, è quella la cosa bella, dimmi, correggimi se sbaglio,
E tornando appunto al discorso delle IRL, ieri e gli altri giorni mi veniva un po' difficile, per i semplici motivi, a me non è arrivato nessuno, niente. Io sento la sub gratis. Ah, Aaron, ma come? A me... Guardalo, guardalo che va a trollare, Aaron. Ah, maledito. Ti voglio bene lo stesso, Aaron, lo sai. E quindi, oggi ho approfittato della giornata bella, perché c'è stata una ragione, per fare una IRL. Guarda... Marione, ci sei ancora, Marione? Cioè, secondo voi, ecco, ragazzi, chiedo questa cosa. Se io faccio una IRL come sto facendo adesso, in macchina, in altri punti, che non sia per comunque in un punto panoramico, che comunque piace a me, voi la guardereste lo stesso? Perché io ci tengo a fare le IRL. No, ma infatti, non si vince. Lo sai che siete tutti integerrimi, senza nessun problema. Potrebbero piacervi lo stesso le IRL, anche se non sono come quella di oggi, che magari, ragazzi, magari c'è brutto tempo. Piove, piovigina, c'è nebbia o qualunque altra cosa. Voi le seguireste lo stesso le IRL anche se il tempo è di merda? Quello, perché vedo, non le faccio perché altrimenti dicono, minchia, cioè, va nei posti così per stare in mano. Si è fuori sul follow, ringrazio tantissimo. Tanto per il follow, benvenuto nella nostra community. Ah, che a me piacciono le IRL, ho visto le tue vecchie live, è troppo calcio. Sì, in effetti, no, più che altro la sera metto un po' di calcio per riuscire a fare un po'... Ciao Kevin, benvenuto! Per fare un po' tutto, però, ad esempio, stasera volevo mettere la serata mondiale. Però, principalmente, Cora, te lo dico proprio col cuore in mano, cioè, le cose che vorrei portare io, più spesso, sono... tipo miei video, io ho fatto tantissimi, ma ragazzi ce n'è veramente, io non so quando riusciamo a vederli tutti, ma ce la faremo perché ho in mente dei progetti. Io voglio più che altro portarvi tipo IRL che ho fatto da, cioè non IRL in offline tipo, no, ma infatti io cerco, per quello che io cerco di fare una cosa, portare un po' di IRL, un po' di video del calcio, portare un po' di IRL, se vai in giro a fare le IRL, Lemon Game, cosa sarebbe Lemon Game? Lemon Game io, ma va, faccio l'IRL come questa, che sono, vi porto nei posti, diciamo, io faccio queste IRL qua. Poi, oh, se non mi vuoi seguire perché non faccio le Lemon Game, fai pure. Sì, non avevo capito. Lo so, ragazzi, mi non guasterebbe, però non sono come Dancol che comunque ha una vetrina, passano e fanno. Comunque organizzeremo poi, tranquilli. Cioè, se volete bene al vostro streamer, dovete, come si chiama? Dovete essere contenti quando ci sono io. Poi, se capiteranno delle ragazze, ben volentieri. Però il mio canale vira su altro, cioè... Insomma, in che senso dipende? Questo canale qua è un po' particolare perché appunto vuole discostarsi in generale dagli altri, insomma, perché vuole essere un canale particolare, singolo nel senso, non viene il termine. No, dicevo che se capitano delle ragazze in live, ma non ho queste grandissime conoscenze, non ho queste grandissime conoscenze, poi capiterà ovviamente, però non è che tac, io ho già contattato delle mie amiche, però alcune lavorano, alcune non possono, purtroppo hanno anche loro i loro impegni che contrastano con i miei. Ah, sei da me, salutamelo. Infatti io anch'io seguo tanti streamer, seguo anch'io stesso abbonamenti anche a volte, ma più che altro follow, dipende perché ne ho tantissimi di follow. E ad esempio oggi ho sentito una persona che conosco che abita vicino a casa mia e qualche volta le ho detto se vuoi venire a fare live insieme a me. Mi sto pisciando addosso, ragazzi. Mi sa che sono tra un po' stacco anche perché devo fare due o tre commissioni. Allora, io sono di Alessandria, una delle città più brutte del mondo.
detto poco, eh. Però aspetta, fammi un attimo leggere. Se tu vedi sono mai il canale prevede altro, Arion, se si possiamo farlo bene, quindi veda lei, veda lei. No, non ti bannerò, però so che ci sei tu come troll e non ti bannerò, però questo giustamente è il mio canale, non devo portare quello che voglio portare io, non quello che vogliono gli altri, però fino ad ora non mi sembra che la gente si sia lamentata, eh. Sì, ma infatti, ma lo sta facendo apposta per trollarmi da un lato. Beh ragazzi, quando si può si può, cioè se non vi piacciono i miei contenuti che sono solo io è molto semplice, basta non seguirmi e non guardarmi, ragazzi, cioè io non è che posso far così e c'ho le ragazze qua, ragazzi, cioè sono un po' pretese queste, eh. Io vi propongo quello che posso proporvi, se poi voi volete altro, se si può bene, se no se non si può, ragazzi, cioè non è che si può accontentare tutti, eh. Cioè sembra quasi che boh, che vi faccia schifo che ci sia solo io, basta saperlo, quindi tutto lì. No, ma infatti non si vince, cioè se non sta bene un certo format non è un problema, cioè non è che cambio per gli altri di sicuro. Finché non si lamenta il canale, siamo del bar. Ma Romarius, stiamo crescendo, cioè boh. Bisogna crescere, ma non è che si cresce solo con... c'è gente che sta in casa e senza una figa a pagare 1 miliardo, ma cresce lo stesso, cioè non... quindi cresce su Twitch un gnocca. Ma dove l'ha stabilito sta regola? Non è assolutamente vero, io non concordo con questo, però sì, ma io seguo quello che mi dite, ne parliamo tutto quanto, però io non sto agli standard, cioè se la gente, io cioè la gente, scusate, accendo un po' di luce perché ok. Se la gente mi segue perché si trova bene. Poi se c'è un forum dice su Twitch bisogna, ma il canale è il mio, non è, cioè se io vado su Twitch non è che Twitch dice tu questo devi portare per, se no non cresci, ma se la gente purtroppo è abituata a un certo tipo di contenuti o quant'altro, sa dove trovarli. Comunque hai già scaricato Tinder? L'ho scaricato, ma ho dovuto toglierlo perché poi Tinder ti dà la possibilità di scrivere messaggi fino a un certo punto, poi devi pagare. Cioè, sinceramente, non pago per quelle cose lì. Cioè, non pago metti anche gli abbonamenti normali per quello. Ma su... lo so. Io, infatti, sto cercando di fare il possibile, ragazzi. Cioè, bisogna. Ci tinderemo un po'. Che tinderemo un po' per stasera. È a pagamento dopo un po', l'avevo scaricato, ma è a pagamento, non capisco come mai non ti dia la possibilità più ampia di fare dei, come si chiama, dei, come cavolo si chiamano quelli, quello che diceva Kevin, sì, bisogna portare content, io porto il mio progetto, però se la gente non ci crede, guardate che se piace a tot, cioè non piace a tot, piace ad altri, cioè io sono me stesso, non piaccio, molto bene, nessuno è obbligato a seguirmi, ma io sto dicendo tranquillamente. Allora, il mio progetto, non posso spoilerarlo, ma te lo spiega Sprazzi, se ti piace il mio progetto, sono ben contento che tu sia qui, se il tuo progetto, se invece dici no guarda il mio progetto mi interessa, ma ognuno, il bello della vita è che ognuno è libero di fare quello che vuole, quindi non è obbligato a seguire. Il mio progetto è portarvi nelle mie passioni, che su Twitch purtroppo queste cose qua non vengono mai, sono argomenti che non vengono mai trattati, perché ormai tutti sono ormai fissati su certe cose, su certi content, e possono ok piacere, però alla fine poi secondo me non portano da nessuna parte, quindi io faccio il mio, e non voglio che ci sia qualcosa che dica se c'è quella cosa lì o quella persona lì lui cresce, non è più crescere personalmente. Vai, perché insomma io sconosciuto, ma io penso che è una donna. Vabbè, Maron, ma quelle sono scelte che vanno rispettate. Cioè, io con i soldi faccio quello che mi pare fino a prova contraria.
Sì, volentieri Cora, fa piacere se passi. Vabbè, io, come si chiama, prendo queste cose che mi dici, Aaron, ma la mia idea non la cambio. Cioè, a 42 anni, certo, non faccio cambiare idea in generale così. Cioè, se io voglio portare questo format, ho avuto in mente questo format, non lo cambio perché qua qualcuno non piace. Non piace a qualcuno? Piace a qualcun altro, semplicemente. Ti ho trovato un mio amico. No, non mi interessa, missile, presentala a Giulio. Fai il bravo, dai. Sì, infatti. No, ma ormai strolla. Ma intanto, boh, ma si fa appunto per parlare. Però i contenuti sono quelli. L'ho detto molto semplice. Se non piacciono i contenuti, nessuno è obbligato a seguirmi. Però, comunque, fino ad ora piacciono. Cioè, se io voglio portare il mio progetto, porto il mio progetto, non la spalla, capite? Ma non mi interessa, missile. Su, basta, basta, missile. Ha rotto le palle questa storia. Piuttosto giochi a FIFA invece di chiamare gli amici. Comunque, Camel, come va lì dalle parti del Friuli? Che racconta? Come va la vita in montagna? Sicuramente è più freddo che qua, eh? Ancora, mi piacciono le donne. Tientele per te lì. È ora di caricare il telefono. Le donne, cioè, scusa, gli uomini. Cavolo, non si è. Non sta più caricando. No, no, il caffè oggi non ne prende. Non carica neanche più il. Neanche più la fa. Si è scaricato completamente anche il powerbank, quindi il telefono si sta per spegnere. E vabbè, intanto avrei spento comunque tra poco. Ragazzi, stacco perché mi ero dimenticato di caricare il powerbank, era proprio a secco. Quindi anche la batteria purtroppo non è al massimo. Cosa, Kef? Ah, ok. Niente, ragazzi, allora ci si vede stasera alle 21:15 per la live, dove ci saranno i contenuti che voi avete sempre visto. Ne troveremo gli appassionati, con calma, ma ne troveremo, perché io voglio portare avanti il mio progetto, non quello che vogliono gli altri. Magari ci si può confrontare su certe cose, però dovete apprezzare quello che vi porto io. Io spero che vi piaccia, se non vi piace mi dispiace, fa anche rima, cioè non rima, fa rima ed è un gioco di parole. Però quello che a me sta a cuore è farvi capire il fatto che io proseguo dritto nel mio progetto che voglio portare, perché è una cosa a cui tengo, molto semplice. Che si fa? Che si fa? Si stacca perché non mi ero ricordato, anche perché qua non mi dava neanche, si è scaricato il powerbank. Io ho la batteria praticamente a terra, ce l'ha 19%, quindi per evitare che si spenga il telefono, visto che mi serve ancora adesso, devo staccare la live. Comunque 2 ore e mezza di live IRL è la prima volta, e comunque ne faremo ancora live IRL, e spero che mi seguiate tutti, perché vi voglio un gran bene, anche chi mi trolla, anche chi mi fa gli scherzi, gli voglio bene lo stesso, perché è un mio follower, quindi assolutamente quella è la cosa più importante. Ragazzi, ancora un grazie per essere stati qua con me, per avermi accompagnato in questa IRL un po' particolare. Alessandria 100 non lo so, cercherò dei punti. Alessandria 100 proprio non la digerisco, però studierò qualcosa tipo come oggi e vedrete che si farà. Sì, fai ride, a chi puoi fare ride? Vedi tu, dimmi a chi vuoi fare ride, io ti do l'ok. E poi ci vediamo stasera. Così poi stacco, perché veramente, se no il telefono va. Rischia di spegnersi, molto semplicemente. A GJ, dai. Perfetto, fai il ride a GJ. Ottimo, che non l'avevo ancora. Ma no, mia, cioè. Fai il ride a GJ che non l'avevo ancora fatto. Dai, dai, ci sta, ci sta. No, no, GJ, vada per GJ, dai. GJ. Aggiudicato GJ. Prossima volta lo facciamo a lupo se sono in IRL. Così facciamo un po' tutti. Quindi aggiudicato per GJ. Ok? Che fa anche rima. E fai tutto, quindi io vi saluto. Grazie per essere stati in compagnia mia. E ci vediamo stasera alle 9:15. Si stacca in automatico la live, giusto? Sì. Un bacione a tutti i miei follower, a chi si è subbato, a tutti quanti. E ci vediamo stasera. Pronto per il ride, Marione? Vai!
aspetto qua perché non so se devo staccare prima o dopo dall'Early Ride. Non l'avevamo ancora fatto. Ci siamo? Dimmi quando posso staccare che stacco, anche perché appunto la batteria va sempre più a picco. 18%. Vado? Cosa faccio? Stacco? Ah, perfetto. Ciao ragazzuoli!